Io te la sto parlando, ma tu non mi senti quando vanno. Perché l'hanno? Allora, siamo messi qua. Signori, siamo in procinto di dare il via a questo storico sesto Fair Play Day, una giornata del tutto particolare perché ispirata al 60esimo dei 17esimi Giochi Olimpici di Roma e contemporaneamente a un progetto che ha ricevuto ancora ieri sera il secondo patrocinio dal Ministero dell'Istruzione dopo quello del Ministero della Salute, progetto Io Chiron Postura e Salute, destinato a 7 milioni di ragazzi italiani che attualmente ancora non godono del supporto dell'insegnamento da parte dei laureati di scienze motorie, parlo delle scuole primarie innanzitutto, del medico scolastico e quant'altro. Quindi abbiamo avvertito il dovere di dare un input ad una azione di screening nazionale e questa cosa è stata condivisa appunto dai ministeri, da Sport e Salute, dal CONI, dalla comunità scientifica attraverso 10 società scientifiche che hanno condiviso questa nostra iniziativa. Ma tornando all'anniversario dei 17esimi Giochi di Roma, devo dire che è con grande commozione che saluto i protagonisti di allora che avevano 20 anni e che oggi mediamente come me ne hanno 80. È un momento in cui il Paese deve e sente, ma se possibile condividere, la gioia di aver portato avanti nel corso di tutto questo tempo ideali, entusiasmo, carica vitale, qualcosa che nasce e si promana dal mondo dello sport inteso come un momento di condivisione sociale, prima ancora che di gioia per le conquiste ottenute sul podio o comunque sul campo di gara. Insieme con gli atleti qui ci sono i tedofori, perché il nostro comitato ha avvertito l'idea di tener conto di quello che in qualche modo è il motto olimpico, l'importante è partecipare, quindi questo riguarda ovviamente i dirigenti, i collaboratori, tutti quelli che hanno vissuto quella manifestazione che ha un valore simbolico straordinario, perché l'Italia la realizzò appena 13 anni dopo la fine della guerra, quindi rialzando la testa e in modo assolutamente imperioso dopo un periodo di grandissima difficoltà, grazie a uomini straordinari che dettero vita a un comitato, che trovarono forme di sinergia importanti nel Paese e questo gruppo, questo manipolo di uomini che avevano nomi importanti come Giulio Onesti, Zauli, Chamblin, Mazzuca, Nostini e così via, avevano scelto un punto
di Saini, voglio ancora ricordare, è un punto di riferimento. Il personaggio che aveva il profilo giusto per sostenere questo sforzo enorme, il personaggio si chiamava Marcello Garroni. E la mostra che adesso stiamo per inaugurare è un remember in suo onore, con tutte le cose che la famiglia ha gelosamente conservato e che, devo dire, costituiscono in qualche modo la pietra angolare di quello che potrebbe essere, speriamo presto, il recupero di una memoria olimpica per la città e per il paese attraverso la costituzione di un museo olimpico, in attesa che magari si realizzi quello sognato dello sport. Quindi a questo punto diamo il via all'inaugurazione della mostra. Abbiamo uno stacco che deve andare in onda e abbiamo il taglio del nastro. Ecco, questo vissuto di qualcuno come quelli i presenti e il sottoscritto ancora suscita grande emozione. E del resto, insomma, c'è poco da aggiungere a quello che abbiamo sentito e visto. E quindi, come abbiamo pensato, adesso vogliamo condividere con le persone che ci hanno onorato della loro presenza e del loro supporto per questa nostra iniziativa. E vorrei partire da chi in questo momento rappresenta il Comitato Olimpico, perché stiamo parlando di giochi olimpici. Abbiamo qua la vicepresidente vicaria del CONI, Silvia Salis. Voglio aggiungere che lei ha un passato da atleta e io pure un passato da atletica leggera, perché ero un dirigente della federazione, quindi è un doppio piacere. Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti nel Salone d'Onore del Comitato Olimpico. Porto i saluti del presidente Malagò, che avrebbe voluto essere qua ma ha un impegno che lo costringe a non esserci. E, fair play per lo sport, cosa significa per noi questa parola? In quest'anno dove lo sport ha dato solo che gioie e soddisfazioni al nostro paese, uscivamo, perché purtroppo non ne stiamo uscendo, da un periodo bruttissimo, ma le gioie delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, di tutti i campionati europei che abbiamo vinto ci hanno dato sicuramente un senso di unità, un senso di orgoglio ulteriore nel nostro paese. In attesa, diciamo, di nuovi e esaltanti risvolti sportivi, come non ricordare una scena legata appunto alla parola fair play, della quale abbiamo avuto modo di parlare anche in presentazione del primo fair play Menarini. Vi ricordate durante gli europei quando la nazionale inglese di calcio si è levata subito la medaglia? Ecco, per noi questi sono momenti che non vorremmo vivere, sono momenti che vanno contro la nostra cultura sportiva, la cultura del Comitato Olimpico, perché è importantissimo per noi sia la cultura della vittoria ma anche quella della sconfitta, cioè come si comportano i nostri atleti sul campo sono esempi, sono modi di vivere che vengono visti da milioni e milioni di giovani. Quindi per noi il fair play è un concetto fondamentale, è importantissimo essere qua oggi, mi congratulo per l'apertura della mostra, veramente, perché la memoria delle persone che hanno fatto grandi la storia olimpica del nostro paese non solo non va persa ma va rinverdita continuamente, e quindi insomma siamo pronti per dare il via, grazie.
che sia una giornata di fair play e di valori sportivi, di unità e di pace per tutti. Grazie. Io invito Silvia Salis insieme alla Presidente dell'Assemblea Capitolina di Roma, che rappresenta la città che ha, insieme con altri amministratori, ma lei è trasversale rispetto a tutto l'universo, il piacere di incaricare queste due bellissime donne di tagliare il virtual, insomma di tagliare il nastro che inaugura la mostra dedicata a Marcello Garroni, ma ai 17esimi giochi. Quindi prego, adesso Marcello, sì, Sergio Garroni vi guiderà al taglio del nastro. Vi ho dato questa piccola incombenza, ma penso che sia insomma un piacere. Ecco, abbiamo realizzato un sogno durato 60 anni, perché sono 60 anni che la famiglia Garroni conserva gelosamente queste memorabilia, e oggi, rimettendo insieme il Comitato Olimpico e il Comune di Roma, magari abbiamo ricostruito quello che era la base operativa dei Giochi Olimpici di 60 anni fa, posto che la Regione Lazio fu costituita poi 10 anni dopo nel 70. Ma devo dire che siamo di fronte anche a una situazione di grande importanza, il momento in cui ci troviamo a celebrare contemporaneamente i 60 anni dei Giochi Olimpici e il patrocinio concesso da due grandi importanti ministeri, lo Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, a questo progetto Io Chiron Postura e Salute, cui è stato conferito il patrocinio sia di Sport e Salute, dell'azienda di Stato che promuove adesso lo sport in funzione della salute tra gli italiani, e dall'altra parte chiaramente il patrocinio anche del CONI. E per me è un grande piacere invitare su a parlare e a fare il saluto, insomma adesso ce ne saranno anche altri dei personaggi che sono qua, ma soprattutto mi fa piacere invitare l'avvocato Vito Gozzoli, presidente di Sport e Salute, a fare il suo intervento. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dobbiamo togliere le mascherine perché sentiamo. Oh, perdono. Allora, buongiorno, è un piacere essere qui. Io saluto l'amico presidente Alcantarini, che ha organizzato una cosa bellissima, perché è un momento emozionante che fra l'altro anche sotto il profilo familiare mi dà qualche emozione, perché ricordare i 60 anni delle Olimpiadi di Roma è un privilegio, è un onore, e ce le hanno raccontate. Ricordo che mio padre mi raccontava di aver assistito alla vittoria di Berruti nei 200 metri, mi raccontava di essere stato alla Basilica di Massenzio a vedere la scherma. E quindi quelle Olimpiadi hanno fatto crescere lo sport, hanno fatto crescere Roma e hanno fatto crescere il paese, e quindi oggi noi siamo ben lieti come Sport e Salute di aver dato il patrocinio a questa iniziativa, perché è un'iniziativa che giustamente ci consente di celebrare i 60 anni, ma è anche un'iniziativa di come sono state le Olimpiadi di Roma del 60 per rigenerare e far ripartire il paese. E oggi il paese deve ripartire, ha la capacità di ripartire grazie allo sport. Lo sport, come è anche un po' il titolo di questo convegno, no? Ci sono delle parole chiave che sono trainanti per il futuro del paese, che sono salute, ambiente, sicurezza, sostenibilità e imprese, no? Mi pare che queste sono le parole chiave che voi avete lanciato. Allora, lo sport per noi è la vita, è l'obiettivo
prioritario di sport e salute, che è quello di promuovere lo sport e i corretti stili di vita. Ecco, noi nasciamo da poco, siamo una startup, abbiamo 2 anni di vita, ma vogliamo promuovere lo sport in tutte le fasi dell'individuo, dai bambini agli over 65, in gruppo singolarmente, perché siamo, come voi sapete bene, certi, consapevoli che lo sport è uno strumento educativo, formativo, di coesione sociale, nell'ottica di uno sport per tutti e di tutti. E in particolare dai bambini, noi dalla scorsa settimana siamo impegnati sulla scuola, siamo, ecco, un paese che ha, almeno io ho trovato un'eredità pesantissima, il 5º paese più sedentario d'Europa, non regaliamo ancora un'ora di educazione fisica ai nostri figli nella scuola primaria. Bene, sport e salute è scesa in campo con convinzione, anche con un impegno straordinario, per favorire lo sport a 1,5 milioni di bambini, 76.000 classi, il 60% della popolazione scolastica, perché sappiamo che lo sport è centrale nella vita delle persone e soprattutto a partire dall'età scolare, appunto, dei nostri bambini, dei nostri figli. L'altro tema è quello della salute. Il tema della salute ha 2 risvolti: da una parte stare meglio, stare bene, favorire il benessere e la qualità della vita, dall'altra anche però ridurre il peso anche dell'inattività sul PIL del paese. Quindi sappiamo che costa vari miliardi l'anno l'inattività dei cittadini, e questo per noi è un target fondamentale. Gli altri temi che voi giustamente oggi mettete al centro della vostra riflessione sono l'ambiente e la sostenibilità. L'ambiente è fondamentale, la sostenibilità è fondamentale, non sono parole di moda, non devono essere parole di moda, ma devono essere dei target concreti che noi vogliamo portare avanti. E ambiente significa per noi sport nei parchi. Qui dal Foro Italico abbiamo lanciato l'anno scorso la prima palestra a cielo aperto nel corso della pandemia. Oggi, grazie al sostegno del Parlamento, grazie all'adesione dei comuni italiani, copriremo l'Italia di impianti nei parchi italiani. 1.681 comuni hanno aderito. La sostenibilità. La sostenibilità significa tante cose, significa per noi inclusione, disabilità, impegno nei quartieri. In questi giorni partono 150 progetti in giro per l'Italia, volti a promuovere questi progetti. Per noi come Sport e Salute è anche un incoraggiamento ulteriore il fatto che siamo stati considerati fra le prime 200 aziende più sostenibili del paese, e quindi è un obiettivo che ci vede particolarmente così attivi da questo punto di vista. L'altro tema del vostro convegno è quello della sicurezza. Sicurezza per noi significa avere un paese sicuro, coeso, anche organizzato sotto il profilo sportivo. Sapete che noi abbiamo erogato il bonus ai collaboratori sportivi, 1,2 miliardi, 1 milione di bonifici, 197.000 collaboratori sportivi che sono l'ossatura civile e sociale del nostro paese. Grazie a loro, grazie a voi, a quello che fate quotidianamente, il paese può essere più sicuro, può essere più solidale. E infine il tema dell'impresa. Ecco, Sport e Salute è un'anima sociale e un'anima industriale. L'industria per noi significa organizzare tanti eventi sportivi che noi, ecco, promuoviamo a Roma in particolare, penso agli internazionali di tennis, Piazza di Siena, i mondiali di skate e tutte le grandi competizioni sportive che noi promuoviamo in giro per l'Italia, ma significa anche turismo sportivo. Sono contento di salutare la Regione Lazio e il Comune di Roma, ma significa anche lavoro, significa sviluppo dell'impresa. Io, ecco, non perché per 3 governi ho fatto il capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, ma sono convinto che lo sport può dare un grande contributo alla crescita del Paese. Oggi abbiamo 42.000 imprese, 132.000 addetti, 20 miliardi di euro di fatturato. Possiamo fare molto di più, anche e soprattutto attraverso l'innovazione. Dai prossimi mesi il Foro Italico diventerà anche un hub da questo punto di vista. Lanceremo un acceleratore di start-up innovative insieme a Cassa Depositi e Prestiti, che sicuramente sarà un grande driver per la crescita digitale del paese. E a proposito di digitale, chiudo
con un'idea sull'innovazione che abbiamo lanciato la scorsa settimana, che è l'app My Sport e Salute. Scaricatela, ma soprattutto caricate sul sito, scusate, sull'app i vostri contenuti, perché può essere veramente una vetrina, uno strumento aperto, gratuito per promuovere lo sport e i corretti stili di vita. E quindi io ringrazio Fair Play per quello che ha organizzato, ringrazio nuovamente il presidente Alcantarini, ma tutti voi, perché la direzione che vogliamo intraprendere e sostenere è chiara: fare ripartire il paese attraverso lo sport, ed è una sfida che vinceremo aggrappandoci alle nostre radici, ma soprattutto guardando al futuro con convinzione, ecco, e anche con la motivazione che solo lo sport ci può regalare. Grazie. Io ringrazio l'avvocato Vito Cozzoli per queste parole, per gli approfondimenti che ha fatto, anzi devo dire che è andato oltre quello che io speravo. Confermo, ho assistito alla presentazione di My Sport e Salute, è un discorso che guarda lontano. Io ho un sogno, quello di intercettare, cioè non io chiaramente, ma che si possa intercettare quello che io chiamo lo sport di mezzo. Tutti coloro che sono in qualche modo dei fai da te dello sport, o comunque che vorrebbero ma non sanno da quale parte cominciare, oppure che hanno bisogno di essere seguiti perché rischiano di farsi del male se non sono. E quindi questa iniziativa credo che opportunamente poi magari sinergizzata anche con le nostre organizzazioni che possono accedere alla piattaforma, ma io mi auguro che si evolva poi il rapporto con Sport e Salute, che anche con il CONI si trovino delle situazioni che siano funzionali non tanto e non solo alle meravigliose vittorie che otteniamo, ma quanto anche a questa esigenza di dare a tutti il senso di aver vinto, cioè che si possa guardare con tranquillità all'impegno fisico, cosa che magari fino a qualche anno fa spaventava addirittura in certi casi, ma noi sappiamo abbiamo un tasso di obesità tra i ragazzi, tra i bambini, anche dagli adulti, eccetera, tale per cui il sottosegretario Costa, che adesso è in procinto di intervenire, magari sarà contento di poter affrontare il problema di questa escalation, appunto, di questa pandemia da obesità, da glicemia, eccetera, che in qualche modo porta il nostro paese ad essere tra gli ultimi da un punto di vista della salute complessiva e tra i primi invece a livello agonistico. Comunque io approfitto per dare questo nostro modesto riconoscimento che abbiamo come dire, confezionato, preparato per i partecipanti a questa particolare manifestazione di oggi, è il diploma per aver partecipato al 60° anniversario. E questo è per Vito Cozzoli, come poi ci sarà anche per voi. Grazie infinite. Grazie, presidente. Un bellissimo ricordo. Grazie Presidente. Ciao, grazie, per carità. Ecco, io credo che ci sia in sala il sottosegretario Costa. Eccolo, si era mimetizzato, perché dovete sapere che il sottosegretario Andrea Costa è innanzitutto un amico degli sportivi. Lui è un runner che ha fatto quello che avrei magari sperato di fare io, ma non ci sono mai riuscito, nonostante abbia corso tanto insieme a tutti questi soggetti, questi personaggi che sono qui adesso, che poi vi presenterò, che sono i tedofori, no? Quindi quelli proprio, come dire, gli eredi dell'emerodromo, no? Che in qualche modo è la figura centrale e simbolica dei giochi olimpici, perlomeno quelli moderni, perché insomma questa ispirazione ce l'ebbe De Coubertin. Quindi abbiamo con noi il sottosegretario Andrea Costa, che ha corso 32 maratone. Adesso ne sta correndo, credo, un'altra molto impegnativa, tant'è che fra un po' ci lascerà, poi tornerà, no? Perché in aula, credo alla Camera dei Deputati, ci sono delle situazioni importanti da affrontare che riguardano la salute di tutti. Ma, consentitemi di dirlo, lui ha subito visto, da una parte sul progetto Yokiron, che guarda ai problemi di salute dei ragazzi, della postura, eccetera, un'opportunità. E tant'è che il Ministero ha concesso il suo patrocinio e ieri sera è arrivato anche quello dell'istruzione. Ma dall'altra parte abbiamo visto che la sostenibilità ambientale passa pure per una situazione degli impianti che sia confacente. Molti impianti costruiti fino al 1993 sono purtroppo stati costruiti con le tecniche di allora, quindi con l'amianto, che non è certo la cosa migliore che si possa immaginare per fare attività fisica sportiva in assoluto, piuttosto che nel mondo della scuola.
E quindi è con questo preambolo che io passo il microfono al sottosegretario Andrea Costa. Eccoci, un saluto a tutti, un grazie per l'invito e soprattutto un grazie all'amico Alcantarini, perché devo dire con la sua passione, col suo entusiasmo porta avanti tante iniziative e credo che ci permette di fare tante riflessioni. La giornata di oggi è una giornata straordinaria perché è densa di emozioni, è densa di valori, è densa anche di riflessioni e di proposte sulle quali ovviamente la politica è chiamata poi a fare delle decisioni e assumersi la responsabilità di fare delle scelte. È stato detto da chi mi ha preceduto, il Presidente Cozzo, lo sport quanti valori si porta dentro. Lo sport non è solamente il gesto atletico, non è solamente il gesto sportivo, lo sport è corretto stile di vita, lo sport significa valori, significa senso civico, significa inclusione, significa aggregazione, significa anche dare la possibilità di poter far prevenzione, perché noi oggi, e lo ha detto chi mi ha preceduto, abbiamo una situazione complicata dove, faccio un esempio su tutti, pensate che c'è stato un incremento spaventoso per quanto riguarda i diabetici nel nostro paese. E l'80% di questo deriva dalla sedentarietà, quindi dobbiamo capire che lo sport è uno strumento che ci permette anche di fare prevenzione in medicina e quanto è importante legare lo sport al tema della salute, quanto questi due termini devono correre sempre di più insieme. Allora giornate come oggi servono per stimolare, per approfondire, per confrontarci, per condividere insieme un percorso che ci possa far arrivare a dare le risposte di cui il nostro Paese ha bisogno. Alcuni passi sono stati fatti grazie a Sport e Salute, grazie anche alla sensibilità della politica che finalmente si è resa conto che c'è bisogno di partire con lo sport dai più piccoli, dai nostri bambini, quindi abbiamo avviato il percorso che prevede la reintroduzione finalmente nelle nostre scuole primarie dell'insegnante di educazione fisica, nella consapevolezza che crescere nello sport significa crescere con dei valori, con degli ideali che ti aiutano anche a costruire una società migliore. Quindi c'è anche tutto l'aspetto del senso civico, oltre che l'aspetto legato alla salute. E poi devo dire il progetto Yokiron, che va proprio in questa direzione, che si pone come obiettivo di fare prevenzione e di introdurre corretti stili di vita. Quindi, come vedete, amici, tanti sono i temi che ci vedono impegnati e che io sono convinto che la giornata di oggi è l'avvio di un percorso che ci porterà a fare scelte importanti insieme, scelte condivise nella consapevolezza che tutti abbiamo il solito obiettivo, cioè quello di provare a portare un contributo per migliorare la nostra società, migliorare la nostra comunità. E poi infine un grazie agli atleti che sono presenti, perché troppe volte quando si parla di memoria, la memoria si lega sempre a fatti brutti del nostro paese. Invece è giusto anche parlare di memoria quando ci si ferma a ricordare quelle persone che grazie alle loro imprese hanno dato la possibilità al nostro paese di crescere, al nostro paese di essere conosciuto all'estero. E poi oggi avviene in un anno straordinario, pensate, due anni particolarmente complicati per il nostro paese. Oggi è bello rivederci in presenza e credo che questo sia una testimonianza di come il nostro paese sta attraversando una fase dove stiamo cercando con fatica un ritorno graduale alla normalità. E allora voglio dire anche un grazie a quegli ormai 47 milioni di concittadini che si sono vaccinati e che ci hanno reso possibile eventi come quelli di oggi in presenza, e mi auguro che eventi come oggi possano servire anche a sensibilizzare ancora di più chi oggi non si è ancora vaccinato, perché abbiamo bisogno ancora del contributo di tutto per dare una prospettiva positiva. Allora, in un anno difficile, guardate lo sport che ruolo ha avuto. Per noi è stato un anno straordinario, il segno anche della ripartenza, della rinascita, e ancora una volta lo sport si fa protagonista in un momento drammatico, in un momento difficile, è colui che dà un segnale di speranza e di ripartenza al Paese. Questo per dire che
dobbiamo continuare a occuparci di sport a 360 gradi e dobbiamo insieme continuare a mettere a fare iniziative che ci permettano di portare a casa risultati importanti e ci permettano di dare risposte. Come ha detto il Presidente, mi dispiace, devo assentarmi un paio d'ore perché sono chiamato in aula per la conversione di un decreto legge sul Green Pass, tanto per cambiare, però poi tornerò e sarò ancora con voi oggi pomeriggio. Io approfitto di questo momento, perché poi prima che il sottosegretario se ne vada, per creare un gancio proprio con i due argomenti che avevo introdotto, cioè quello su Iokiron e sullo sport senza amianto. Quindi chiamo Piero Galasso, che è il coordinatore del progetto Iokiron, e l'avvocato Bonanni, per così, come dire, incontrare intanto il sottosegretario in attesa di approfondimenti, chiaramente, l'avvocato Bonanni, Piero Galasso. Piero Galasso è quello che ha praticamente messo insieme tutti i pezzi di questo progetto, del quale io devo dire sono molto, molto contento, insieme con i miei dirigenti del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che qui voi li vedete in movimento, perché siamo tutti dei volontari con qualche anno in più, ma con tanto entusiasmo e con tanto fair play che siamo là. Qualcuno è in sala. Devo dire che ci sono tutti gli atleti, gli emerodromi, i tedofori, non so se si vogliono alzare per farsi vedere dal sottosegretario, gli atleti e i tedofori. L'avete sentito? No, ma solo per farvi un applauso, Quindi da Giancarlo Peris, Carlo Sacchi, Umberto Risi e così via, Sbernadori, Ugo De Morro, eccetera. Comunque questo è, tra l'altro la nostra Luciana Marcellini è venuta addirittura con la divisa originale, che lei, beata lei, se la può ancora, indossare, la divisa originale dei giochi del 60, con cui ha sfilato insieme con Garroni e gli altri. Bene, allora prego un saluto con il sottosegretario, l'avvocato Bonanni, che consegna un dossier con tutti i dati relativi alle cose di cui stiamo parlando. Prego. Grazie per parlare di un progetto importante, perché per anni di salute si è parlato esclusivamente, negli ultimi 15 anni, 20 anni, soprattutto degli adulti. I bambini ce li siamo un po' dimenticati. Oggi c'è in sala un collega che l'ultimo lavoro fatto proprio nella Regione Lazio su 16.000 bambini risale al 1978. Quindi Iokiron porta alla ribalta i figli, i nipoti, e quello che è il nostro futuro, quello che noi diciamo non vorremmo con questo progetto, che il bambino di oggi soffra quello che noi oggi soffriamo per non essere stati educati alla buona postura. Quindi 7 milioni di bambini avranno, poi ce lo racconteremo più tardi, una visita, uno screening, un monitoraggio a livello nazionale. E ringrazio non solo il sottosegretario Costa, ma il Ministero della Salute, il Ministero della Pubblica Istruzione, le società scientifiche e un comitato che è presente anche in aula con 15 università, che stanno sostenendo e che daranno un contributo attivo per concretizzare e per creare dei programmi di prevenzione per un futuro migliore. Grazie. Intanto ringrazio il Presidente Alcantarini per l'invito e per l'iniziativa, e ringrazio naturalmente il Sottosegretario per l'attenzione, per la salute e per l'ambiente. Le consegno un breve dossier sintetico su tutti i dati identificativi del rischio amianto in Italia per quanto riguarda gli impianti sportivi. E quindi confidiamo nella possibilità di una interlocuzione con il Ministero della Salute per poter procedere alla bonifica. Nel precedente governo il Ministro dell'Ambiente Costa aveva costituito una commissione, per il riordino della questione amianto e per avvio delle bonifiche. Adesso quell'iniziativa si è un po' persa e naturalmente spero che lei possa riportarla all'attenzione del Governo e del Consiglio dei Ministri. Quindi la ringrazio ancora, come naturalmente ringrazio il Fair Play e naturalmente tutte le autorità intervenute. Grazie ancora.
Sì? Che c'è? Qua, chi? Ah, un attimo però. Dobbiamo... No. Allora, salutiamo il sottosegretario e ci aggiorniamo a dopo. Lui tornerà appena esaurita la maratona all'interno dell'aula della Camera. Grazie. Allora, diamo la parola adesso a... Scusate che... C'ho tutto la... Prego, Davani. A Roberto Davani chiedo scusa. Roberto Davani, che è il delegato della Regione Lazio per lo sport, rappresenta direttamente il presidente Nicola Zingaretti, che si presenta tramite il nostro Roberto Davani e che ci è vicino, come sempre, nelle nostre iniziative e poi soprattutto per quello che verrà. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. È con grande piacere che porto il saluto della Giunta regionale, del Presidente Zingaretti, a questa bellissima iniziativa di commemorazione del 60° anniversario dei Giochi Olimpici di Roma. Che dire, sicuramente ancora stiamo vivendo in qualche modo gli effetti benefici di quei Giochi Olimpici, quanto bene hanno fatto alla città, che legacy importante hanno lasciato alla città, una legacy che ancora oggi quotidianamente tutti i romani in qualche modo fruiscono. E quindi, se da un lato evidentemente il pensiero va anche alla grande occasione persa delle Olimpiadi del 2024 che si faranno a Parigi fra 3 anni, che dire, dall'altro lato ovviamente non possiamo che compiacerci del fatto che le Olimpiadi ci abbiano dato tanto in termini di beni materiali, ma anche tantissimo, lo diceva benissimo il sottosegretario, ma anche il presidente Cozzoli, di beni immateriali. I tanti valori che lo sport trasmette trovano la loro consacrazione più grande proprio nei Giochi Olimpici, nello spirito olimpico, nel messaggio di fratellanza, nel messaggio di rispetto, nel messaggio di correttezza, che è anche il messaggio del fair play. Ed è per questo appunto che durante i Giochi Olimpici c'era la tregua olimpica e addirittura cessavano tutte le guerre. Ecco, noi abbiamo tremendamente bisogno anche oggi di questi valori e quindi grazie a voi che attraverso queste iniziative li diffondete. E grazie anche a tutti quelli che attraverso lo sport ci aiutano a costruire una società migliore. Grazie davvero a tutti. Noi ringraziamo non solo Roberto Davani, ma anche il presidente Nicola Zingaretti e consegniamo a lui i 2 diplomi, Davani e Zingaretti. Grazie, ecco. Grazie. Grazie ancora. Beh, io credo che il gancio sulla questione olimpica non possa che chiamare in causa Riccardo Viola, che è il presidente del comitato regionale CONI del Lazio e che ha vissuto in questi anni anche tutto il travaglio che ha riguardato la possibilità che Roma ritornasse a occuparsi dei Giochi Olimpici. Prego, Riccardo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, questa settimana è capitato la terza volta che vengo nel Salone del Trono del CONI e devo dire che il bello di questo salone è che è stata festeggiata un'attività agonistica ad alto livello. Ieri si parlava di sport per tutti e oggi si parla di memoria. Credo che già questo è il primo messaggio che dà lo sport, le tante facce dello sport. Cosa dire delle Olimpiadi del 60? Innanzitutto che c'ero, che le ho vissute e rappresentava per me il primo momento di grandi eventi sportivi che questa città viveva. Le Olimpiadi del 60, ora io non ho sentito gli altri interventi, ma hanno rappresentato l'inizio delle Olimpiadi dell'era moderna, penso che sia stato detto, quindi tutto quello che era l'arrivo della televisione che ha registrato tutto quanto, cosa importantissima, insieme al mondo olimpico anche tutto il mondo paralimpico. Le prime paraolimpiadi sono state organizzate qua
E devo dire, lo diceva Roberto Davani, le Olimpiadi del 60 hanno rappresentato per la nostra città una trasformazione, credo già per il paese, visto che nel 56 abbiamo avuto le Olimpiadi invernali, nel 60 a Roma, il lancio dello sport del nostro paese. E Roma ha vissuto, anzi, secondo me si è cullata sugli allori per questa impiantistica sportiva del 60, perché da allora in poi di grandi impianti sportivi non ne abbiamo avuti, e quindi è meglio, anzi, quelle che abbiamo avuto è meglio lasciar perdere e non fare troppa polemica. Che significa questo? Significa che le Olimpiadi rappresentano tanti valori, rappresentano i valori dello sport in sé, ma rappresentano anche un momento di lancio dello sport per il paese e per la nazione. E allora si accennava al discorso delle opportunità che non abbiamo potuto cogliere. Io credo che da questa esperienza dobbiamo cercare di guardare al futuro con ottimismo, e credo che soprattutto in questo momento cercare di essere ottimisti credo che faccia bene a tutti. Io lo dicevo prima in un paio di interviste che la grande vittoria di tutto il mondo dello sport non è quella, solo quella che si giocherà in campo nelle piscine e nelle piste, ma se riusciamo insieme, e le Olimpiadi può essere un altro messaggio in più, a sconfiggere il Covid, e già questa sarebbe una gran vittoria. Ma per quanto riguarda invece il discorso dell'impiantistica, noi proprio in questi giorni, nei confronti della nuova amministrazione, qui abbiamo il Presidente della Commissione Sport, abbiamo il Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo predisposto un documento il cui titolo è Roma, città inclusiva, vocazione olimpica. Perché io credo che a questo punto dobbiamo pensare a un'impiantistica sportiva della nostra città prescindendo dalle Olimpiadi. Poi, nel momento in cui avremo l'impiantistica sportiva, possiamo benissimo candidarci alle Olimpiadi, ma candidarci ogni 4 anni alle Olimpiadi. Perché? Perché a questo punto abbiamo la struttura. E francamente significa rilanciare tutto. Io concludo ringraziando Cantarini per quello che sta facendo, per i lavori, per i valori che rappresenta. Perché? Perché dalle Olimpiadi del 60 e oggi ho salutato dei meravigliosi protagonisti di quelle Olimpiadi, da allora a oggi c'è un fil rouge che ci unisce tutti quanti, che è l'amore per lo sport, la passione per lo sport e i valori dello sport. Ecco, questi credo che non moriranno mai, ma ci dovranno accompagnare. E ripeto, per chi rappresenta soprattutto lo sport nel territorio, continuo a dire che lo sport rappresenta e deve rappresentare una di quelle isole felici dove i giovani si possono confrontare, rapportare e soprattutto giocare. Quindi complimenti per tutto quello che viene fatto, e in bocca al lupo a tutti noi che insieme alla normalità si possa sempre di più sorridere sullo sport. Grazie. E noi ringraziamo Riccardo Viola. Un attimo, Riccardo. Mi dai anche quella per Malagò? No, Scusate, ma diventa 12 parti in una, un po' complicato. Allora, diamo la parola alla Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, anche lei donna di sport, persona impegnata che adesso ricopre una carica istituzionale importante. Io l'ho definita una carica fair play perché è trasversale su tutta l'Assemblea, e quindi, come dire, è come il Presidente della Camera e del Senato, che a un certo momento rappresenta tutti. E questa è una buona notizia per quanto ci riguarda. Prego, Svetlana. Grazie a voi, buongiorno a tutti e soprattutto grazie Ruggero per l'impegno con il quale stai portando avanti insieme al Comitato Fair Play, che è una missiva per tutti noi, cioè far sì che i valori essenzialmente dello sport siano sempre il nostro punto direzionale. Vedete, io ero lì presente quando purtroppo
non si è portata avanti la candidatura di Roma per le Olimpiadi passate, e ero lì con un cartello giallo dove alzavo, forse qualcuno guardando sui nostri social e su internet può ricordarsi qual è stata la ferita per chi era lì e qual è stata la ferita per i romani, per gli olimpionici, per i ragazzi, per l'opportunità, come diceva prima Roberto Davani, che Roma ha perso. E poi guardo i tanti che hanno partecipato alle Olimpiadi e quanto in quel momento avrebbero invece magari sostenuto, no? E dato forza a quella candidatura, perché io credo che non bastava semplicemente partecipare, bisognava a mio avviso superare l'ostacolo che magari aveva condotto precedentemente le amministrazioni a non voler sostenere quella candidatura e andare oltre quell'ostacolo, pensando che appunto non doveva essere, non doveva rappresentare solamente un'opportunità per gli atleti, ma per il volano che avrebbe portato Roma a una elevatura incredibile. Beh, io dico che questo dovrebbero oggi pensarlo tutte le istituzioni, Roma, Regione e ovviamente il governo, per far sì che Roma abbia di nuovo questa occasione, magari chissà per la prossima opportunità che ci sarà, ma che abbiamo anche di fronte con le nostre grandi opportunità, con il Giubileo, con l'Expo 2030, con i fondi del PNRR che avrà Roma, e tutto questo non potrà che non includere lo sport. Lo sport per i ragazzi, lo sport per i cittadini, lo sport per i più piccoli che saranno un domani i campioni, i cittadini del domani. E quelle occasioni le dovremmo spargere in tutta la città di Roma. Lo dovremmo fare nelle nostre periferie, come nel nostro centro, perché credo che appunto Roma meriti di essere valorizzata in tutto, e noi siamo lì per farlo con tutto il Consiglio, quindi tutta l'Assemblea Capitolina. Vedo qui Nando Bonessio, che è il Presidente della Commissione Sport, che io ho avuto l'onore di presiedere precedentemente. E chi vive lo sport sa quello che sto dicendo, sa quanto lo sport possa essere di aggregazione, di socialità, di prevenzione sanitaria, di rilancio appunto di quelli che sono non solo i valori ma anche la crescita appunto delle nostre città. Soprattutto una cosa importante: si sta lavorando per l'inserimento dello sport nella nostra Costituzione. Ecco, io credo che dovremmo lavorare tutti insieme per questo, perché come la conoscenza e come la salute, lo sport deve diventare diritto prioritario dentro la nostra Costituzione, perché il valore che ne è annesso e tutto quello che potrà comportare lo sport, ovviamente i benefici dello sport li conosciamo e dobbiamo promuoverli ancora di più. Quindi io sono, insieme a tutto il Consiglio Comunale, pronta a sostenere la vostra forza, il vostro lavoro, e soprattutto sosteniamo lo sport, che dopo la pandemia è diventato veramente un antivirus, un modo di ritornare a quella socialità che lo abbiamo vissuto in questi mesi che siamo stati chiusi con i lockdown. Io credo che veramente lo sport possa fare la differenza. Sta a noi trovare gli strumenti insieme a tutte le istituzioni unite perché lo sport abbia realmente quel riconoscimento che merita. Grazie a tutti. Io ringrazio Svetlana Celli delle sue parole, e approfitto per dire che anche con il Presidente della Commissione Sport del Comune, che poi prenderà la parola, Bonessio, abbiamo immaginato di recuperare questo vulnus dei 60 anni in cui nessuno si è più occupato di quell'evento famoso che oggi noi onoriamo con questa manifestazione. Da qui si riparte, spero che la città ci assecondi con un comitato, che Bonessio suggeriva un comitato di scopo, costituito innanzitutto dagli aventi titolo di diritto, vale a dire questi personaggi che sono qui davanti a noi, che sono i soci costituenti, i fondatori di fatto di questa realtà,
che loro ci tramandano, ci consegnano e che può ricollegare la città di Roma ad un passato straordinario che non è solo quello recente delle Olimpiadi moderne, ma anche quello lontano delle Olimpiadi antiche e dello sport a Roma con gli agonali per Giove Capitolino che si disputavano proprio nello stadio di prima sterrato, poi di Domiziano, bellissimo, dove oggi c'è Piazza Navona. Quindi la città può vantare a pieno titolo un primato internazionale in questo campo e noi non facciamo altro che, come dire, che collaborare perché questo avvenga, augurandoci che chi ha la forza istituzionale raccolga questo messaggio. Mi sembra di sì e quindi grazie ancora Svetlana. Approfitto per consegnarti... No, scusa. Queste sono le solite carte che mi porto appresso. Questo è il diploma di Svetlana Scelba. Allora, adesso, prima di dare la parola ad altri due personaggi istituzionali, abbiamo, credo, pronto un collegamento? Ci siamo? Dovrebbe andare in onda un collegamento internazionale con il presidente europeo dello European Fair Play Movement, Philippe Usu. Philippe Usu è un personaggio che è diventato presidente recentemente, stato eletto a Vienna e che ha la responsabilità di coordinare una realtà di 42 paesi con i quali noi dialoghiamo ormai da una ventina d'anni e con i quali cerchiamo di costruire un qualcosa per la quale abbiamo già impegnato anche gli amministratori capitolini, ma in particolare la presidente della Assemblea Capitolina. Noi immaginiamo, ripartendo dai trattati di Roma del 57, quando fu costituita l'Unione Europea, nello stesso luogo, perché era una cosa, un grosso valore simbolico, quindi Palazzo dei Conservatori, la Sala degli Orazi e dei Curiazzi, riunire questo comitato con i 42 paesi e lanciare la transizione etica europea, cioè un'idea di cambiamento che passa soprattutto dal punto di vista culturale e che debba supportare qualsiasi altro tipo di transizione, da quella ecologica a quella digitale e così via, perché si sente il bisogno di cambiare atteggiamento e lo dobbiamo fare però tutti insieme. Quindi adesso non so se è pronto il collegamento, non c'è. Non riesce. Abbiamo dei problemi tecnici, scusateci. Vabbè, comunque vi posso garantire che il personaggio è molto vicino a noi. Lui è stato il vicepresidente del Comitato Olimpico Belga, presidente della Federazione Atletica Leggera Belga, primatista belga dei 100, 200 e salti in lungo. Ci è molto vicino, è una persona molto simpatica e sicuramente lo faremo venire a Roma, così saremo tranquilli con i collegamenti. Per quanto riguarda quindi il proseguo di questa nostra attività, adesso diamo la parola al presidente della Commissione Sport, Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, che è personaggio di sport, anche lui laureato in scienze motorie, un passato nel mondo dell'atletica importante, nel mondo dello sport più in generale, è un grande impegno anche per l'ambiente. Prego. Allora, grazie a Ruggero Alcantarini perché il suo entusiasmo ci travolge, ma soprattutto grazie, io sono felice, veramente prima la mia espressione è quella di un bambino che entra in una bellissima stanza e vede questo mondo che ha sempre sognato. Io voglio ringraziare tutti voi che siete qui oggi, perché voi siete rappresentate per me le persone, le donne, gli uomini che fecero l'impresa. E qual è l'impresa? Quella memorabile, l'epopea dei Giochi Olimpici della 17ª edizione di Roma 1960. Grazie a tutti, un mio applauso di cuore per quello che avete fatto, per quello che avete consegnato al Paese, per quello che avete consegnato alla mia generazione. Io sono un giovane nato nel 1958, a casa mia si masticava sport e quando si parlava di sport, i miei erano arrivati a Roma in quegli anni, si parlava delle Olimpiadi, delle geste del ciclismo di Gagliardoni, del pugilato di Nino Benvenuti, del Sette Bello, di Delfino nella scherma, quelle che furono le pagine più belle, la mitica impresa di Ebbe Bichila che correva a piedi nudi. E allora oggi ritrovarmi qui con voi
è particolarmente importante. Io voglio ringraziare fra tutti voi due persone che sono state anche mie insegnanti, con cui io sono cresciuto a livello sportivo, quindi ringrazio il professor Pino Garfì e il professor Elio Sigari che sono qui, sono felicissimo di averli rincontrati perché rappresentano un pezzo importante della mia vita. Sono cresciuto in quei valori e mi sono formato perché ho deciso, dopo essere stato un atleta di medio livello, ringrazio per le belle parole Ruggero, ma sono poi, ho continuato, ho frequentato l'ISEF, ho vinto il concorso, sono stato per 43 anni un insegnante di educazione fisica nella scuola pubblica italiana, sono stato un tecnico, un istruttore, un dirigente di società sportiva, conosco questo mondo, adesso mi ritrovo nelle istituzioni e sento addosso una grande responsabilità e la necessità di prendere con tutti voi degli impegni importanti per questa città e perché questi valori siano trasmessi, perché la cosa più bella è questa, che questi valori possano giungere alle prossime, ai giovani, ai presenti della nostra società contemporanea, ma soprattutto alle prossime generazioni non vadano perse. Allora le mie proposte sono concrete, io credo che questa città che ha avuto, io non ho vissuto solo la delusione come Svetlana della candidatura a partecipare all'organizzazione delle Olimpiadi del 2024, io anche ricordo anche la delusione quando ci candidammo per l'edizione del 2004, che poi vi ricorderete tutti vinse Atene. Allora ci sono delle necessità e delle priorità, io credo che questa città debba avere un museo delle Olimpiadi in cui tutta la storia delle Olimpiadi di Roma debba essere protagonista e in quella sede, una sede che io mi impegno insieme alla Presidente Svetlana Celli dell'Assemblea Capitolina a ricercare nel patrimonio comunale per trovare dei locali che possano essere idonei affinché tutti questi ricordi, questi cimeli, queste importanti testimonianze trovino spazio e diventino qualcosa di importante. Io so che ci sono tante persone, tanti privati, tanti di voi che a livello familiare sì, sono cimeli importanti, ma poi nelle famiglie queste memorie rischiano di perdersi. Allora è giusto probabilmente consegnarle alla collettività affinché diventino valori, diciamo, per durare nel tempo, valori che siano importanti. Parliamo di educazione civica, è stata reintrodotta nel sistema scolastico italiano e non è questa una lezione di educazione civica, i valori dello sport, toccare i valori olimpici, capire che cosa sono stati nell'antichità e che cosa rappresentano ancora attualmente questi valori. Allora penso che è uno sforzo comune, trasversale, io spero di far convergere tutte le forze politiche su questo, ma penso a un museo delle Olimpiadi a Roma che sia anche testimonianza di quel periodo, perché chi le ha vissute, ma anche io che sono arrivato dopo, ricordo che Roma in quel periodo ha subito le più grandi trasformazioni urbanistiche, di mobilità, di viabilità, con opere che tutti quanti ricordiamo perché sono qui, proprio tra l'altro proprio nel quartiere dove incide il Palazzo del Foro Italico. E da ultimo, da non ricordare, i grandi impianti. Noi abbiamo delle firme di architetti che hanno realizzato gli impianti delle Olimpiadi del 1960, che sono studiati a livello internazionale. Io quando mi allenavo, ero istruttore, facevo l'ISEF e frequentavo il palazzetto dello sport, io ricordo i gruppi di studenti degli Stati Uniti, del Giappone, che venivano a visitare il palazzetto, la cupola progettata da Pierluigi Nervi. Beh, noi di tutto questo dobbiamo essere orgogliosi. Termino con un impegno che vorrò riprendere e cercherò di riportarlo insieme agli amici del Consiglio Comunale, il discorso di sport ambiente. Sono valori vanno perseguiti insieme, perché necessariamente io penso che lo sport possa essere un momento trainante di questa transizione ecologica. Allora quando parliamo di sostenibilità degli impianti, benissima l'iniziativa per rimuovere l'amianto, ma importante anche l'efficientamento energetico, il capire come gli impianti, che sono delle strutture di solito energivore, che consumano molta energia, possano essere reimpostati rispetto alla produzione, all'utilizzo di energie rinnovabili, sarebbe fondamentale. E poi, come diceva prima il sottosegretario, tutta la linea, e anche il presidente Vito Consoli, tutta la linea dello sport direttamente nell'ambiente, i percorsi vita che vogliamo recuperare, le palestre all'aperto. Questi sono i nostri impegni. Io spero di poterli realizzare da subito utilizzando la vostra esperienza e la vostra competenza. Grazie a tutti. E noi ringraziamo
il consigliere Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale, perché so che quello che ha detto non è puramente celebrativo, è una sua precisa intenzione, quella di creare le condizioni per cui la città recuperi non solo la memoria, ma guardi in avanti con la consapevolezza che la collettività può trovare un elemento di, come dire, di condivisione di valori proprio attraverso le opportunità di sport. Roma era una città ricchissima di verde, purtroppo in quest'ultimo periodo mal tenuto, va reso sicuro, va reso invitante, soprattutto per attività fisiche all'aperto, visto il periodo che corriamo, e magari con una sinergia col volontariato che possa rendere più sicuro e più utile questi momenti. Io intanto consegno il diploma a Bonessio, a Ferdinando Bonessio. È una piccola cosa, noi, il nostro comitato è un comitato di volontari, abbiamo poche risorse, però l'abbiamo fatto col cuore ed è una cosa precisa, credo insomma che si presenti anche in modo molto puntuale rispetto all'appuntamento. Grazie. E adesso finalmente, credo, se non è caduto, abbiamo il collegamento internazionale con il presidente europeo Philippe Pouzio, che ci onora di questa sua attenzione e che secondo me è, come dire, un contributo fondamentale per l'internazionalità dei Giochi Olimpici e della città di Roma. Ci siamo? Abbiamo Filippo.
We will see in Rome with our people, our councillors, in the Campidoglio for our important ceremony. Thank you very much. Io vorrei, chiedo scusa, dove sta quella? Un pezzo di... Vabbè, volevo farvi presente che abbiamo in questo contesto bellissimo, abbiamo raccolto non soltanto atleti e tedofori, ma abbiamo raccolto anche coloro che resero la manifestazione culturalmente molto importante, parlo ad esempio dei Giochi Olimpici. All'epoca intervennero 6 gruppi storici italiani e questi gruppi storici oggi sono rappresentati qua, li vedete, parlo della Quintana di Ascoli Piceno, di Foligno, del gioco del calcio fiorentino, parlo del gioco del Ponte di Pisa, parlo dei balestrieri di Gubbio, insomma i fedeli di Vidorchiano credo che non ci siano, ma avevamo una cornice strepitosa e al Circo Massimo si contavano fino a 60.000 persone che assistevano al corteo storico e alla diciamo, rappresentazione dei giochi di tradizione storica. Quindi oggi li abbiamo qua con noi e sono la giusta cornice, la sintesi tra gli atleti, i tedofori, i dirigenti, la mostra che abbiamo e poi quello che succederà dopo, perché vi voglio informare che a conclusione di questa mattinata noi andremo ad omaggiare il tripode olimpico che è stato recuperato, che è lì che ci aspetta nello stadio del nuoto. Ieri abbiamo pensato di renderlo ancora più, come dire, appetibile per un incontro che sia felice e quindi, come dire, siamo nella condizione migliore per affrontare questo passaggio che riguarda adesso i nostri protagonisti centrali di questo evento, che sono appunto i tedofori e gli atleti. Prima di passare a questo, do ancora la parola al consigliere regionale Minnucci, che è qui con noi, anche lui interessato e impegnato sul fronte della salute e dello sport. Grazie Minnucci. Grazie a voi per l'invito, grazie intanto per aver organizzato questo evento. Roberto Davani ha già portato il saluto del presidente Zingaretti. Io devo dire che sono stato molto stimolato fatto che abbiate dato un taglio particolare a questa giornata, cioè aver tenuto insieme memoria, ricordo, ma al tempo stesso futuro, domani, cioè iniziative concrete. Col presidente Viola ci siamo già trovati, diciamo, anche in singoli comuni di provincia della cintura metropolitana romana, a sviluppare concrete iniziative di sport e salute, no? Di cui è giusto parlare, dettare i principi generali, ma poi è giusto coinvolgere i ragazzi in modo particolare. E questa capacità di ricordare, omaggiare in una cornice storica veramente, che è stata appena richiamata, diciamo, anche la storia più recente dello sport italiano, parliamo di fatto dell'evento delle Olimpiadi del 60 e quindi parliamo di pochi lustri fa, in buona sostanza, con una scia e un carico di aspetti positivi che è un sentimento di orgoglio nazionale che sentiamo ancora oggi, diceva giustamente Bonessio, lo diceva anche Vito Consoli, insomma abbiamo da quella stagione, da quell'evento, avuto un balsamo, un effetto benefico, l'Italia del boom, l'Italia che diciamo usciva distrutta dalla guerra e con le Olimpiadi si rimetteva in campo, si rimetteva in pista. Ecco, questa vicenda del coronavirus e la possibilità di uscire da una fase di forte crisi,
guardando e spingendo in avanti con ottimismo al futuro, forse può essere il parallelo non forzato ma concreto a 60 anni di distanza per aprire una nuova stagione di sviluppo e di crescita positiva nel nostro paese. E dicevo il futuro perché ho visto anche la iniziativa, sia quella sul versante dell'amianto, dell'eliminazione dell'amianto, rispetto alla quale si stanno facendo già molte cose per quanto riguarda le imprese, penso a tutte le aree industriali eccetera, ma è giusto intervenire anche nell'impiantistica sportiva, vorrei dire a maggior ragione, e soprattutto questa iniziativa sulla postura. Ho letto la documentazione su Iochiron. Devo dire che ci ho trovato degli spunti molto positivi in termini generali, questo valeva anche quando eravamo ragazzi noi, insomma, il fatto dello sport come fattore di integrazione sociale, di capacità di relazionarsi con gli altri ragazzi come elemento di valori, valoriale, di disciplina anche interiore, eccetera. Ma guardate, per i ragazzi di oggi vale ancora di più, e vale ancora di più dopo un anno e mezzo di lockdown e di pandemia. Molti di questi ragazzi e questi ragazzi della nuovissima generazione l'hanno vissuta come un doppio dramma, e infatti il fatto di essere chiusi in casa e di non poter socializzare a 15 anni è già un dramma in sé, trasversale alle generazioni, ma per i ragazzi di oggi significa ripiegarsi anche fisicamente su questi strumenti, gli smartphone, i computer, isolarsi doppiamente e quindi produrre due danni al fisico e anche all'aspetto psichico intellettivo. Io penso che noi abbiamo il dovere come istituzioni, ma più in generale come mondo dello sport, come società civile organizzata, di reagire e di stare vicini a questi ragazzi. Quindi bene, benissimo, complimenti a chi ha inventato il progetto Iochiron, dico facciamolo diventare uno strumento, diciamo, più largo, affinché oltre alla postura fisica si dia una mano a questi ragazzi alla postura nel mondo, nella società, perché ne hanno bisogno, e credo che sia compito nostro dar loro una mano seriamente. Ringrazio Confimea per anche per l'invito insieme agli organizzatori, veramente grazie e veramente ancora complimenti a tutti. Allora, non so se abbiamo il suo diploma, te lo facciamo avere immediatamente. Grazie infinite al consigliere, grazie. Minnucci, e adesso passiamo ad un momento particolarmente importante che prelude poi alla consegna dei riconoscimenti ai nostri amici atleti, dirigenti, tedofori e nonché dei componenti dei gruppi storici protagonisti dei giochi di Roma 1960. Do la parola per un ricordo di Marcello Garroni, a cui è intitolata questa giornata magnifica, a Sergio Garroni, il figlio. Beh, io avevo... Mi smaschero. Avevo preparato qualcosa di scritto per ricordare mio padre, soprattutto per le cose non note. Però, come al solito, uno prepara le cose, poi le cose vanno a braccio, a sentimento. L'idea di essere in questo salone dove mio padre è stato per tantissimi anni, partecipe di tante glorie, di tante battaglie dello sport italiano dal dopoguerra in poi, è qualcosa che mi emoziona profondamente. E entrare al Palazzo H, mi affaccio sempre su alla seconda finestra in alto a destra e rivedo l'ufficio di mio padre. L'estate arrivava, mi portava qua e mi lasciava nella piscina olimpica a nuotare. Lui lavorava e io nuotavo. Nel 1955 iniziarono i corsi di nuoto del CONI, che naturalmente al quale io partecipai, e c'era il cavalluccio marino, il pesce volante, il pesce spada, lo squalo,
erano brevetti, ma soprattutto è stata una scuola dalla quale sono venuti fuori dei campioni, e tra l'altro degli atleti che premieremo anche oggi vengono da quella scuola. Io che posso dire, che mio padre ha dedicato alla... Non c'è? Si sente? Non si sente. Pronto? Sì. Allora, mio padre ha dedicato allo sport, diciamo che era forse la prima famiglia, poi c'era la famiglia, e lui viveva assolutamente per questo, soprattutto per questo. Anche la domenica veniva a lavorare con la gioia degli uscieri che dovevano stare qua, perché c'era il papà che arrivava. Il grande merito di tutto quello che è accaduto nel CONI del dopoguerra va ovviamente condiviso con degli artefici che io cito, ma non sono i soli: Zauli, Saini, Chamblain, Fabian, Mazzuca, Sisto Favre e ovviamente Onesti, che era un grande amico di papà. Ma i veri artefici di questo risultato grandioso delle Olimpiadi di Roma sono stati ovviamente gli atleti, i tanti atleti che hanno dato lustro, con un risultato in medaglie che è stato 36 medaglie, che è stato superato solo da Tokyo oggi, ma con l'accortezza che le discipline olimpiche erano meno all'epoca, per cui chiaramente il clou lo fece sia la boxe che il ciclismo, ma tanti altri sport fecero un'ottima... Soprattutto partì una storia. L'Italia si fece conoscere al mondo internazionale, perché l'Olimpiade fu la prima Olimpiade trasmessa a livello internazionale per televisione. Prima non venne trasmesso niente. E alla quale partecipò per la prima volta una piccola repubblica italiana, la Repubblica di San Marino, e partecipò per la prima volta a queste Olimpiadi. Posso dire alcune cose particolari, strane, di mio padre. Mio padre a un certo punto mi regalò una bicicletta, una Bianchi, di quelle tipo da vigile urbano, che io non gradii, perché io volevo una Legnano, Allora la riportò al CONI, se la portò su, al piano suo, e quando Giulio Onesti lo chiamava, lui in bicicletta, inforcava la bicicletta e andava di là a trovarlo. Andava avanti e indietro. Dopo 3 giorni le persone di pulizia chiaramente dissero che forse non era opportuno, perché si rigava tutto il pavimento. Questo era un po' lo spirito di mio padre. Un giorno tornai dalla Sardegna con una giacca di montone, uno scamiciato di montone, e lui doveva venire in giunta il pomeriggio. Lui dice: dammi, se lo indossò sulla giacca, venne in giunta e ritornando a casa dico: ma te lo sei tolto? Dice: no. E che hai fatto? Dice: no, sono venuto e ho detto: guardate, qui in questa tana di lupi io vengo vestito d'agnello. Questo era mio padre in tutte le sue stranezze. Si vedeva poco in foto, non amava apparire. Di particolare delle Olimpiadi di Roma ricordo una serie di piccole cose. Convinse le Germanie ovest ed est a sfilare unite, e questo fu un gesto di fair play importante. E un'altra cosa particolare, le bandiere olimpiche che venivano issate al momento della premiazione dell'atleta, quando fossero in locali chiusi, vennero issate su una struttura, per cui venivano su in orizzontale, perché altrimenti non si sarebbero viste. E poi il premio della medaglia ai vincitori. Per la prima volta le medaglie non si consegnarono a mano, ma furono con un collare di allori. Tra l'altro nella mostra potete vedere, e da quel giorno fu sempre così, perché papà diceva che anche l'atleta più importante si doveva inchinare di fronte all'autorità che lo premiava. Questo ricordo, potrei ricordare migliaia di cose di mio padre. Lo ringrazio di avermi dato un'educazione sportiva, un'educazione morale, accanto a mia madre ovviamente, un'educazione di lealtà,
Mio padre era un uomo duro, un uomo rigido, a me ha dedicato poco, non tutto il tempo che avrei dedicato, che avrei desiderato, però oggi se io sono quello che sono lo devo a lui, perché lui ha vissuto lo sport, perché lo sport è la vita. Grazie. Adesso passiamo al, come dire, al momento centrale del nostro incontro, appunto alla consegna dei riconoscimenti agli atleti, ai tedofori, agli atleti, cioè ai dirigenti, insomma tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, che conserviamo nel cuore, nella memoria e che sarà la pietra angolare per un discorso futuro. Partiamo però da un personaggio che non è qui con noi, ma è molto vicino a noi, in linea d'aria, ma non è qui con noi perché ha delle oggettive difficoltà da un punto di vista della salute, ed è forse il decano di tutti voi. Parlo di Salvatore Gionta, medaglia d'oro della pallanuoto, del famoso Sette Bello, che è collegato con noi e che adesso avremo modo di sentire e forse penso di vedere. C'è già? Ah, perfetto. Ecco. Ah, perché io ho i balestrieri davanti. Ecco, adesso vedo. Eccolo, eccolo. Salvatore, eccoci. Raccontaci un po' come sono andate le cose, come vedi questo anniversario del 60esimo. È caduto? Ah, ecco. Si è emozionato Salvatore Gionta. Bene, allora io approfitto del fatto che abbiamo questa bellissima situazione per chiamare qui tedofori, atleti e coloro che rappresentano anche le famiglie dei dirigenti, perché penso che è bello averli tutti insieme qui con noi, e consegneremo naturalmente i diplomi che abbiamo predisposto per loro. Approfitto per segnalare un'altra cosa storica: è qui presente una delegazione del Comitato Fair Play di San Marino, segnatamente il presidente Silvagni e il consigliere Venturini, che hanno portato a noi una testimonianza di quella che fu la prima occasione olimpica di San Marino, vale a dire la partecipazione proprio ai 17esimi Giochi di Roma, e San Marino fece una edizione straordinaria, di un'emissione straordinaria di francobolli di filatelica, e che oggi loro hanno portato qua per consegnarcela e per dare continuità a questo, non solo ideale ma sostanziale, a questo rapporto. Prego, se volete avvicinarvi, e così possiamo. Allora, la delegazione di San Marino, prepariamo anche il diploma di San Marino, per cortesia. Venturini e Silvagni. E poi ci sono i nostri atleti. Scusate, mi date per cortesia? Allora, cominciamo da... Allora, non so se Giorgio Lo Giudice è presente, sicuramente Domenico Capitoli c'è, perché l'ho visto. Prego, Capitoli. Elio Sicari. Ah, ecco, questa è l'emissione originale. Del 1959, prima dell'Olimpiade. Ecco, sì, sicuramente c'era lo zampino anche di Marcello Garroni in questa cosa qua. Comunque, Marcos Bernadori, Giorgio Andreotti, non so se c'è, Ugo De Mor, Attila Virag, Umberto Risi, Carlo Sacchi e naturalmente l'ultimo tedoforo, Giancarlo Peris. Prego. Gli atleti, non so se c'è Luigi Saini per la famiglia Saini, Giampiero Ventura Mazzuca, Giuseppe Avellone, Luciana Marcellini, che va detto è precisa nella sua divisa olimpica del 60, Daniela Benek, che rappresenta anche la sorella Anna, purtroppo scomparsa, e Salvatore Morale. Salvatore Gionta, che non so se lo stiamo recuperando, c'è? Ecco, allora Gionta è tornato, quindi Gionta è tra noi. Abdon Pamic, naturalmente la nostra gloria olimpica, insieme con Gionta. Pamic la medaglia l'ha presa qualche anno dopo a Tokyo, ma era andato fortissimo anche a Roma, è uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano.
e naturalmente insieme con loro ci deve essere anche Sergio Garroni, che rappresenta il papà Garroni, che è il papà un po' di tutti loro. Io sono straordinariamente commosso nel vedere questo schieramento straordinario. Complimenti ragazzi, vi chiamo ragazzi, non so se vi dispiace, ma credo di no. Io ho detto a tutti quelli che mi chiedevano perché, ho detto il 60esimo è un passaggio importante, perché mediamente abbiamo tutti 80 anni, perlomeno noi che l'abbiamo vissuta quell'Olimpiade. E quindi dico che questo del 60esimo è veramente un evento da ricordare, e ritrovarli tutti insieme credo che sia stato un po', come dire, l'obiettivo che perseguivamo, e quindi il nostro risultato, insomma il nostro podio del Comitato Italiano Fair Play. È un gesto di fair play che ho rivolto insieme con i miei amici dirigenti a tutti voi, insieme con Sergio Garroni, che è stato il partner sostanziale, essenziale di tutta questa vicenda. Adesso vi consegniamo i diplomi. Aspetta. Comitato San Marinese. Lo devo chiamare Salvatore Gionta. Gionta è sempre lì che aspetta noi. Salvatore, dici qualcosa, vedi che tutti ci abbiamo tutti gli amici qua schierati. Certo che ti sentiamo.
È caduto l'altra volta. Ah, sì, sì. Sì. Allora, abbiamo sentito anche Salvatore. Che c'è? Vuoi dire qualcosa? Che ci vuoi dire? No. Abbiamo avuto il piacere di sentire il decano dei nostri atleti. Io mi scuso con chi ancora non ha ricevuto il diploma, ma li stiamo cercando, perché abbiamo stampato 274 diplomi, tanti erano gli atleti che hanno partecipato. C'è solo un problema di ricerca, perché abbiamo tutti i diplomi insieme e quindi adesso poi ve li consegniamo. Chi non l'ha ancora ricevuto lo riceve, senza problemi. Come? Ah, ecco. Adesso al decano fa eco Luciana Marcellini, che era la più piccola della comitiva, giusto? Del gruppo, della squadra, prego. Lei ha, come ho detto, la divisa originale. Sono più piccola perché ho fatto le Olimpiadi a 12 anni, cosa che a quei tempi mi sembrava normalissimo e oggi invece mi rendo conto che è una cosa abnorme, onestamente, aver fatto una gara singola. Perfetto, grazie infinite. Allora, vi potete accomodare, noi adesso... Ah, ecco, c'è un libro firme della mostra, che serve a riunire la vostra presenza. E dove è posizionato il libro? Dove è posizionato il libro? Penso fuori. No, penso fuori. Cioè, beh, insomma, prima di uscire, di abbandonare la sala, tenete conto che c'è da firmare. Però noi, prima di chiudere la partita, andremo, dopo adesso apriamo ancora un sipario del nostro evento, andremo allo stadio del nuoto, al tripode olimpico, con tutti i tedofori e gli atleti che se la sentono, e tutti anche voi che siete qua con noi, e sarà una cosa bellissima, questo è poco ma sicuro. Adesso abbiamo volevo anche farvi presente che noi abbiamo avuto qui il piacere di due interventi straordinari nel mondo della cultura. Il premio Oscar Vittorio Storaro, con le sue edizioni d'arte, che è qui presente e che in questo momento è in visione durante questa nostra premiazione, e André Della Roche, che è stato sempre con noi, è la stella internazionale della danza, che è un'attività molto vicina allo sport, è molto vicina al concetto di fair play, e che è con noi e che salutiamo. Anzi, lo preghiamo di venire qua con noi per salutare gli atleti. Ecco, c'è André Della Roche con noi. Vieni, André. Ecco, André. Ciao, André. Naturalmente anche per voi. Ecco. Prego. Allora, chiedo scusa, ma dobbiamo procedere adesso con le altre cose. Che so qui? Che cos'è? E beh, Daniel. Ma che sono questi? Sono di quelli della rosa.
capito, ma dobbiamo firmare una cosa. Allora, adesso procediamo con... procediamo con un momento molto importante. Io invito i presidenti di Confimea Imprese, Roberto Nardella, Confimea Sanità, Giorgia Squini, l'Osservatorio Nazionale Amianto Ezio Bonanni, Comitato Italiano Scienze Motorie, Daniele Iacò, Arde Italia, Pierluigi Sassi, il presidente di Media Trade, The Map Report, Roberto Pellegrini, dell'Accademia Mauriziana, dell'Internazionale Mauriziana, Fabrizio Mechi, della Fondazione Italiani, presidente Angelo Schiano, e dell'Argos Forze di Polizia, presidente Gianluca Guerrisi. Noi adesso qui avremo un momento particolare di, come dire, consolidamento di un rapporto di alleanza, di collaborazione, una sinergia non solo virtuosa, assolutamente non virtuale, ma concreta, di impegno comune per promuovere non solo i valori astratti, ma sul terreno pratico quelle cose che servono alla società civile per diventare una cosa, cioè, realmente civile. E quindi qui vicino a me c'è Pierluigi Sassi, che è il presidente di Earth Day Italia. È l'organizzazione che trasversalmente nel mondo, partendo dalle Nazioni Unite, si occupa di ambiente. Sappiamo qual è la ferita che devasta il nostro pianeta e rispetto alla quale non si fa assolutamente abbastanza. Siamo tutti preoccupati, di COP in COP rimaniamo delusi, e diciamo che nel mentre noi affrontiamo questa situazione da un punto di vista come dire, formale, estetico, eccetera, dobbiamo concretamente appunto fare qualcosa di diverso. Noi abbiamo pensato di creare questa sinergia tra sport e ambiente, ne parlava prima anche il presidente Cozzoli, la sostenibilità dello sport in un ambiente sostenibile. Quindi questa è una combinazione, come dire, una tempesta perfetta, potrebbe essere una tempesta perfetta, una combinazione chimica straordinaria per far sì che chi frequenta l'ambiente facendo attività fisica trovi un ambiente adatto e nello stesso tempo chi lo fa lo rispetti, no? rispetti appunto l'ambiente. Allora, io do la parola a Pierluigi Sassi e intanto predispongo per la firma di questo accordo. Grazie, grazie. Allora, un grazie speciale a Ruggero Cantarini e a questa bellissima manifestazione che ci dà l'opportunità, siglando questo accordo, di dare il via ad un impegno comune per valorizzare l'incredibile capacità che lo sport ha di toccare il cuore delle persone, di motivarle, di dargli una ragione per affrontare dal basso i temi della sostenibilità. Purtroppo ci siamo ormai tutti resi conto che il cambiamento climatico sta entrando nelle nostre case, abbiamo morti praticamente continuativi anche nel nostro paese, abbiamo situazioni ambientali devastanti. Pensate che insomma, le emissioni di CO2 in atmosfera in 30 anni di impegno delle Nazioni Unite non hanno fatto altro che aumentare, la situazione climatica non ha fatto altro che peggiorare, perché c'è un problema sistemico, cioè praticamente coloro che dovrebbero gestire la politica sul clima sono gli stessi che poi sono chiamati, volenti o nolenti, a difendere un sistema economico che investe ogni anno 6 trilioni di dollari in progetti che devastano l'ambiente. Quindi siamo di fronte ad un conflitto di interessi, secondo me, irrisolvibile. Come si può affrontare e risolvere questa cosa? Si può affrontare dal basso, cioè si può cambiare stile di vita, si può imporre alla politica e all'economia di avere un'attenzione, la giusta attenzione per la sostenibilità. Oggi le soluzioni tecnologiche ci sono, il PNRR è sicuramente un'occasione straordinaria per andare nella direzione della sostenibilità e non è un caso che la più larga fetta di questi investimenti andrà alla transizione ecologica,
Con Ruggero abbiamo deciso di allearci, di firmare questo protocollo e di cominciare a collaborare non per sensibilizzare. Ecco, a questo io ci ho tenuto sin dal primo momento con Ruggero quando abbiamo cominciato questa discussione. Non vogliamo sensibilizzare nessuno. Siamo tutti sensibilizzati e di sensibilità, secondo me, si rischia di morire. Noi dobbiamo fare cose, agire. E lo sport ha una forza straordinaria per poter agire, non solo perché può convertire le sue infrastrutture, può coinvolgere le persone, ma anche perché può dare forza a tanti progetti, può testimoniare e coinvolgere tante persone in grado di fare la differenza, può ingaggiare ognuno di noi a fare qualcosa di concreto per la riduzione di queste emissioni. Con Ruggero siamo anche in un grande progetto che è quello di Papa Francesco, della piattaforma Laudato Si, una piattaforma che Papa Francesco ha voluto proprio per mobilitare dal basso il cambiamento. Quindi, ecco, diciamo, con Ruggero prendiamo qui l'impegno comune a valorizzare, andremo a rompere le scatole ad ognuno di voi nei prossimi mesi, per realizzare dei progetti concreti che facciano la differenza. Poi vi aiutiamo trovando i soldi, vi aiutiamo trovando le professionalità, le competenze, su questo siamo bravissimi. Ci vuole però la vostra spinta, ci vuole il vostro aiuto. Grazie. Allora, io proprio per sottolineare il valore di questo discorso che ha fatto Pierluigi Sassi, richiamando anche l'impegno di Papa Francesco a difesa del pianeta Terra, della nostra collettività di umani piuttosto perversi piuttosto che fair play, ritengo che a coronamento di questa fase in cui abbiamo dato un segnale importante ai nostri atleti, tedofori, dirigenti, al passato, guardando al futuro, un futuro di speranza legato all'ambiente, inviterei Francesca Romana Garroni ad intonare questo va pensiero che in qualche modo ci conduce, partendo da quegli anni, dal 60 al nostro passato, ci conduce verso un futuro che io spero sia sempre più splendido. Prego, Romana. Grazie. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli, o violezza note pide molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano le rive saluta, di Sionne le torri atterrate. Oh, mia patria si bella e perduta, oh, membranza sì cara e fatal, arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi le memorie nel petto raccendi, ci fa vela del tempo che fu, o simile dei soli mai fatti, tragi un suono di crudo lamento, o ti spiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù, che ne infonda al patire virtù, che ne infonda al patire virtù, al patire
virtù. Grazie, grazie Francesca. Lei è la nipote di Marcello Garrone. Quindi la voce di Francesca passa attraverso quella di Sergio e quella di Marcello, tornando idealmente all'indietro e ritornando ai nostri giorni, e questo è un segnale di grande speranza che ci viene trasmesso da Francesca Romana. Grazie Francesca e complimenti per la tua bravura, perché lei ha cantato, se avete notato, a cappella, non ha, senza nessun supporto, quindi vuol dire avere grande talento e grande professionalità. Complimenti. Grazie. Prima è passato come una meteora il presidente dell'associazione Senior, Sebastiano Montali, che ha preso l'iniziativa. Lui è stato il sottosegretario alle partecipazioni statali, soprattutto è stato presidente della Regione Lazio. Oggi c'ha, è un po' più grandino di me, insomma, comunque fa a pieno titolo parte del club degli ottantenni, e ha avuto il pensiero di costruire un'associazione nazionale che promuova in qualche modo la difesa di questo valore aggiunto che è costituito da questi 4 milioni di persone che hanno compiuto 80 anni. Ora, come dire, lo ringrazio per questa sua presenza, è venuto dalla Sicilia se vuole farci un saluto, intanto noi prepariamo gli altri incontri. Grazie. Grazie Pierluigi. Grazie infinite. Sì, certo che sì. Ecco qua. Ho già pronto. Stiamo firmando anche l'accordo con la Air Day Italia. Prego, Sebastiano, un saluto. Un rapido saluto. Un rapido saluto, ma significativo. Allora, innanzitutto diciamo che io appartengo alla generazione dei più anziani e ho avuto la possibilità ormai sulla mia pelle, ma sulla pelle degli anziani, di vedere, di rendermi conto che questa generazione non ha tutele, non ha rappresentanze. E quindi no, questo lo dico, anche se le tutele e le rappresentanze le avrebbe dovute fare il sindacato tradizionalmente. Così non è stato. E noi ci siamo trovati a questa età senza tutele e senza quindi possibilità di essere rappresentati. Quindi appunto per questo è sorta l'associazione Senior e non solo, appunto a significare che i senior siamo tutti questi delle ultime generazioni, trattati come sono stati trattati dalla società in questi ultimi anni. Ricordo soltanto così en passant che il 90% delle vittime della pandemia sono tutte appartenenti alla nostra generazione, e quindi basta questo per dire che di tutele ne abbiamo avute poche, ma ne vogliamo tante, e per farne tante bisogna che ci organizziamo, e da qui Senior e non solo, a tutela appunto di queste generazioni. Quindi tutti coloro che volessero partecipare a questo tipo di rivalsa della nostra generazione sono tutti ben visti e quindi pronti ad accoglierli nelle nostre file. Grazie. Grazie, grazie, grazie Sebastiano. Lui ha intenzioni molto serie. Tenete conto che quelli che compiono 78 anni, 75-78, sono considerati come dei prodotti scaduti dalla collettività, nel senso che se uno deve svolgere una pratica in banca, fare altre cose, l'età viene considerata un problema. Allora la proposta, vi dico subito, che io sintetizzo, è che lo Stato si faccia carico con un fondo di garanzia nazionale per come dire, gli speculatori che si fermano davanti all'età delle persone. Non è assolutamente scritto da nessuna parte, tantomeno in Costituzione, che le persone che hanno compiuto 80 anni sono da considerare diverse dalle altre. Questo sembra una banalità, ma è una cosa molto importante, e questo è anche un messaggio che noi lanciamo qua oggi. Ok? Grazie Sebastiano. Grazie. Adesso io procedo con
Sebastiano Montali, Associazione Segno e non solo, Sebastiano Montali. Qui siamo stati puntuali, proseguono le ricerche degli altri diplomi, non ci siamo persi, adesso proseguiamo. Ah, perfetto. Adesso chiamiamo il presidente di Confimea Imprese. Sì, eccoci. Roberto Nardella, eccoci, salve. Questo questa è una combinazione felice che si è determinata proprio per l'attività che stiamo svolgendo e che loro svolgono. Voi sapete che esiste il codice etico delle imprese. Noi avevamo avuto l'idea di creare una condizione, quella di promuovere le fair play company, cioè le aziende che hanno intenzione di cambiare un po' il loro atteggiamento, di avere un profilo diverso e che però possono trovare in un comitato etico come il nostro, nel mondo dello sport, dell'associatismo, eccetera, delle risposte. Quindi il presidente Nardella, che è qui, che rappresenta 270.000, un po' meno, ma insomma siamo nell'ordine importante, ce lo dirà lui, di piccole e medie imprese. E questa cosa ci deve far riflettere, perché come avrete notato Sport e Salute si muove su questo terreno, fanno molto marketing, molta attività, è un po' un cambio di passo, un cambio di mentalità rispetto al mondo dello sport tradizionale. Prego Nardella. No, firmiamo due parole e poi firmiamo. Sì, firmiamo subito. Beh, Confimea, io sono contento di essere qua, di partecipare a questa giornata di fair play. Noi cercheremo di portare il fair play nell'impresa. L'impresa la rendiamo sostenibile, la portiamo nell'economia circolare, nell'innovazione, la portiamo ad essere parte integrante di quello che è il mondo dell'ambiente e di quello che tutti i giorni viviamo. Lo sport fa parte di questo, anche l'impresa. Anche l'impresa è parte integrante della vita, e per cui quando si esce dall'impresa si parla di salute, salute nei luoghi di lavoro, la salute della persona. Se noi portassimo la salute sia nei luoghi di lavoro sia alla persona, e quindi renderla migliore nel lavoro, noi avremo fatto un lavoro enorme. Noi cerchiamo di farlo attraverso le nostre 16 federazioni, che ci sono 242.000 imprese, e alle imprese che portiamo nella sostenibilità con un codice etico, con una possibilità di cambiare il sistema di fare impresa per il mondo globale, noi gli daremo il marchio del fair play. Ecco la nostra idea, quindi di portare l'impresa ad essere non una parte a sé stante di quello che è la nostra società, ma essere integrata. Guardate che noi parliamo dell'impresa, delle piccole e medie imprese. Voi pensate che in Italia ci sono 60 milioni di persone, alle Camere di Commercio le imprese sono 6 milioni. Una impresa ogni 10 persone. Questo è il sistema imprenditoriale italiano. Dobbiamo portarlo dentro anche con il marchio del fair play. Questo è quello che faremo noi, e grazie a voi per questo. Grazie a Roberto Nardella, a cui consegniamo ovviamente... E siamo pronti per la firma qua. Ecco la penna. Oh, come vuoi, questa è la penna. E questi sono i due. Io ho già firmato, a posto. Okay. Adesso procediamo con Roberto Pellegrini e con Media Trade. Ci siamo? Com'è? Ah, Massimo. Ah, ecco. C'è Massimo Lucidi al posto di Roberto Pellegrini. Ecco qua, per Media Trade, scusate, ma prima l'avevo visto, però c'era. Ah, ecco, no, non ci siamo. Ecco. Grazie. Allora, loro rappresentano il mondo della comunicazione, ma soprattutto nel senso di una scelta di campo della comunicazione, che è quello della sostenibilità. Quindi tutto ciò che ha un senso nella direzione della sostenibilità, naturalmente passando per l'ambiente, piuttosto che per lo sport, piuttosto che per quello che è un problema di rapporti tra le persone, e quindi di fair play. La parola a Lucidi. Grazie Ruggero. Allora, io sì, sono il direttore editoriale di questa sfida che lanciammo un po' di tempo fa da un progetto di UNESCO, ed è importante partire da quella storia perché
appartiene a tutti. Il progetto era Citizen Platform. Da questo progetto, in cui i cittadini, gli imprenditori raccontavano il proprio rapporto con la sostenibilità, che, come ha detto correttamente Alcantarini, non è solo ambientale, l'avete visto anche nella manifestazione di oggi, ma anche la sostenibilità economica e sociale. E lo sport gioca un ruolo fondamentale, lo sport, la cultura giocano un ruolo fondamentale. Quindi noi come giornale, tra l'altro ringrazio voi, ringrazio l'organizzazione, perché avete distribuito una copia del giornale, ho visto che praticamente ce l'avete un po' tutti, quello è l'ultimo numero cartaceo, ma noi siamo assolutamente cross mediali, per cui c'è il giornale online, che è anche un quotidiano elettronico, c'è il canale 513 di Sky, ci sono contributi che diamo anche in Rai, per cui diciamo ci siamo come dovremmo esserci, con la cross medialità, che è un altro valore che meriterebbe un convegno solo questa parola, la cross medialità. Voglio farvi intanto però i complimenti, perché per noi è stato molto emozionante sia vedere le glorie nel passato, ma sia prendere da questi personaggi che hai presentato, da quella bella foto di gruppo, tanta energia, e di questo ti ringraziamo, perché se non è sostenibilità questo, mi chiedo che cosa sia. Grazie di cuore. Allora, grazie a Mediatei, della persona del vicepresidente Lucidi, che invitiamo a firmare. Naturalmente c'è anche il diploma, ma insomma, come avrete capito, si apre anche sul piano della comunicazione televisiva in modo mirato uno spazio che noi andremo a condividere. Sono stato invitato insieme con il comitato a riflettere su quello che si può fare insieme, e secondo me ci sarà veramente un cambio di passo, una grande opportunità per tutti, e perché no, anche per tutti i progetti che in qualche modo abbiamo cantierizzato, e sono tanti. Grazie Lucidi. Adesso io vi invito a proseguire in questa nostra kermesse. Abbiamo Confimea Sanità, che ha un suo momento particolare. Giorgio Asquini, prego. Due parole, ma è anche una firma, caro Asquini. E noi parliamo di salute, quindi è un particolare settore di impegno, quello delle imprese che si occupano di sanità. Intanto grazie dell'opportunità, e poche battute dopo anche l'intervento del nostro presidente Nardella Confimea, e quindi io parlo a nome dell'associazione di imprese della filiera salute, che ho l'onore di presidiare, e quindi ringrazio ancora dell'invito. Salute e solidarietà sono i principi fondanti della nostra Repubblica, ed oggi più che mai, nel pieno di un'emergenza pandemica che stenta a concludersi, abbiamo compreso come la salute di ogni singolo individuo sia fortemente dipendente da quella della società in cui vive, dalla sicurezza economica, dalle condizioni in cui lavora, dall'ambiente e perfino dagli effetti climatici. Ebbene, da questo modo di concepire la salute, anche nella sua dimensione culturale ed etica, che Confimea Sanità e le imprese che ne fanno parte hanno deciso di ripartire. L'impegno è quello di far comprendere alle nuove generazioni, attraverso iniziative concrete, che non dovrà esistere mai più una diseguaglianza sociale quando si parla di salute, sport e solidarietà. Grazie mille. Grazie a Giorgio Asquini, che come avrete capito è fortemente sinergico anche con Confimea Imprese in senso più generale, e chiamerei qui con gioia il presidente dell'Accademia Mauriziana, il nostro Duca Fabrizio Mechi. Prego Fabrizio. Ci abbiamo la cartellina? Sì, tutto a posto. Io ringrazio il presidente Alcantarini perché questa mattina mi ha regalato una bellissima gioia, perché la nostra organizzazione, che è un'organizzazione di fedeli di diritto canonico, è coinvolta sempre nella solidarietà, come il presidente ci ha chiesto come tema, sposa bene anche con lo sport e con il fair play, questo termine
bellissimo, inventato ai primi dell'Ottocento, ma che è poi quotidiano e quanto mai sempre moderno. E quindi io con lui andrò a firmare questo bellissimo protocollo e spero che le due organizzazioni possano stare vicino a tantissime persone bisognose, non soltanto per questi due anni abbastanza difficili che noi abbiamo vissuto, ma perché la gente ha bisogno comunque di solidarietà, di sostegno e anche di fair play. Nelle nostre organizzazioni è fondamentale che ci sia e che le nostre squadre lavorino insieme. Quindi io ti ringrazio, grazie anche per partecipare sempre a tutte le nostre attività. Io l'ho coinvolto anche nel nostro comitato scientifico, è una persona di un grande cuore e di una cultura altissima. Grazie Ruggero di cuore. Io ringrazio il Duca Fabrizio Michi per le sue parole, ma soprattutto per quello che fa. Io vi posso dire che ho seguito, non da tantissimo tempo, ma con attenzione l'Accademia, e mi sono reso conto della concretezza che loro mettono nelle azioni, negli obiettivi, nei progetti che hanno, e quindi è venuto quasi spontaneo pensare che si possa assolutamente percorrere insieme un tratto, forse un lungo percorso nella società civile, con benefici speriamo adeguati. Del resto il concetto è sintetizzato in questa idea del fair play, della solidarietà, in nome del quale noi firmiamo, io ho già firmato, e in nome del quale firma adesso Fabrizio Michi. Grazie. Naturalmente proseguiamo velocemente verso questo traguardo ideale che ci aspetta allo Stadio del Nuoto. Ve l'ho già detto, parliamo del tripode bellissimo, veramente un altro tuffo nel passato, emozionante, importante. Che succede? No, ti dobbiamo consegnare i diplomi. No, non sono questi. I diplomi eccolo qua. Scusate, ma qui con i diplomi ci siamo un po' incartati, confesso che la prossima volta ci dobbiamo organizzare in modo diverso. Per esempio Marco Sbernatori è diventato Mario, ci scusiamo, ma faremo un nuovo diploma. Quello intanto è provvisorio. Abbiamo presente il comune di Fontenuova, che è uno dei comuni fair play e che ha fatto un accordo con il nostro comitato, l'ha sottoscritto e ha creato, come vedete abbiamo il rappresentante del comune di Fontenuova, il comune più giovane del Lazio, credo, non so se d'Italia addirittura, ha appena fatto 20 anni, quindi un ventenne, e come quelli che hanno corso o fatto attività per i giochi di Roma. E la cosa ci fa estremamente piacere, in qualche modo rappresenta un nutrito gruppo di comuni in Italia che hanno adottato la delega assessorile al fair play e a cui noi adesso consegniamo il nostro riconoscimento. Grazie, ecco qua. Buongiorno a tutti, porto i saluti e i ringraziamenti del sindaco di Fontenuova che rappresento. Grazie mille. Grazie. Allora, proseguiamo con l'Osservatorio Nazionale Amianto, che ha con noi, per la verità, stilato, qui è un rinnovo, perché abbiamo stilato un accordo concreto di attività ancora 3 anni fa. L'avvocato Ezio Bonanni è attivissimo e si occupa di cose, dal mio punto di vista, molto importanti, direi angoscianti, non so insomma quanto gli rendono la vita felice. Ma parlare di mesotelioma, di asbestosi, tutte queste cose qua è una cosa abbastanza pesante, ma qualcuno se ne deve pure occupare, e siccome per tanto tempo nessuno se ne è occupato, o perlomeno se ne è occupati in modo assolutamente superficiale, ci voleva qualcuno che avesse il coraggio di farlo, e questo personaggio si chiama Ezio Bonanni. Normalmente prima già abbiamo fatto un ragionamento, gli ridò un attimo il microfono e poi proseguiamo a una stretta di mano, perché l'accordo l'abbiamo già firmato. Intento
ancora una volta ringraziare il presidente di Fair Play Ruggero Alcanterini per l'iniziativa che innanzitutto esalta il ricordo dei nostri campioni olimpici del 1960, che sono un esempio per il presente e per il futuro. Naturalmente ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, è impegnato nella tutela della salute e dell'ambiente, nei luoghi di lavoro e nei luoghi di vita, nelle scuole come negli ospedali. L'iniziativa di Fair Play è molto importante e con essa fare squadra, fare gruppo, assicurare la tutela dell'ambiente oltre che la sostenibilità. Quello della bonifica degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, così come degli ospedali e dei luoghi di lavoro e anche dei mezzi di trasporto e di ogni altro sito contaminato, è un punto chiave molto importante. Naturalmente non è sufficiente la sensibilizzazione, bisogna passare alle vie di fatto e naturalmente se ne debbono occupare le istituzioni, ma lo sport è un momento importante e così l'attività del CONI e anche del Fair Play. Grazie ancora Ruggero. E grazie all'avvocato Bonanni, a cui consegniamo questo piccolo, modesto riconoscimento che però ha un grande significato. Grazie. Grazie. Grazie Ruggero. Chiamiamo adesso l'associazione Argos, Forze di Polizia, che con noi collabora da diversi anni e hanno, naturalmente parliamo della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, delle Guardie Carcerarie, insomma tutti gli organi delle Forze di Polizia riunite e con le quali abbiamo affrontato tematiche importanti. Voi sapete, noi abbiamo scelto qui una chiave di volta contro ogni violenza, perché è all'ordine del giorno il problema. Loro purtroppo non solo ci mettono la faccia, a volte ci mettono anche il resto del corpo, perché prendono anche un sacco di colpi. Ci sono delle responsabilità particolari, bisogna mediare su situazioni estremamente difficili, però in questo caso loro sono con noi nella logica proprio del fair play, della promozione dei valori e quindi della prevenzione rispetto a quello che può capitare poi come estrema razza in certe situazioni. Per cui do la parola, ecco, a Guerrisi, a Gianluca Guerrisi, che è, diciamo così, il coordinatore dell'associazione. Buongiorno a tutti, un ringraziamento al presidente Alcanterini, a tutta la sua squadra del comitato, e lo ringraziamo per l'invito che abbiamo accolto con molto piacere come associazione delle forze di polizia Argos. Quindi, come giustamente ha detto poco fa, i quattro corpi di polizia riuniti in attività associative. Oggi al Fair Play Day si vive ancora la memoria di cui molti campioni del passato hanno scritto libri di conquiste che ancora oggi fanno veramente rumore con le loro gesta. Ovviamente emozioni del passato che, guardandole ad oggi, viviamo meglio il presente e possiamo tracciare anche un migliore futuro. La nostra associazione Argos, nei suoi 12 anni di vita, ha ottenuto molti riconoscimenti, molti dei quali per l'allora progetto delle buone azioni, oggi diventato esempio concreto di percorso delle buone azioni. Chi fa sicurezza fa garantire il rispetto delle leggi e delle regole. Lo facciamo anche nelle nostre attività associative e lo facciamo facendo ovviamente attività di volontariato, utilizzando il prezioso valore e mezzo dello sport. Argos, nelle sue articolazioni, ha un dipartimento sport e attività sociali che si occupa di organizzare eventi e promuovere la cultura dello sport, del suo valore, aggregare, attivarci per l'inclusione, informazione, formare e anche curare attraverso l'organizzazione di eventi chi oggi soffre per diverse patologie e per diverse problematiche. Ecco, noi vogliamo continuare a fare questo, volontari del meraviglioso e necessario mezzo di fare pace e fair play. Grazie a tutti. E abbiamo portato un protocollo d'intesa. Ecco, adesso firmiamo
Firmiamo il protocollo con l'Argos. Allora, il CNI Fair Play e l'Associazione Argos, Forze di Polizia, Dipartimento Sport e Attività Sociali siglano oggi al CONI il protocollo d'intesa e reciprocità per accrescere uniti nelle proprie autonomie, ma nella stessa finalità. La concezione dello sport secondo i valori del fair play, del rispetto delle regole, della solidarietà e amicizia, ma anche per rafforzare il messaggio dello sport come mezzo di formazione, informazione, inclusione, educazione nelle gare sportive così come nella vita. Viva l'Italia, viva lo sport! Grazie. Grazie, grazie. E naturalmente firmiamo e poi chiamo intanto Daniele Iacò, presidente del Comitato Italiano Scienze Motorie. Eccolo, perfetto. Allora, ecco con me forse il più giovane della compagnia, delle associazioni, Daniele Iacò, laureato in scienze motorie, è il presidente del Comitato Italiano, è il collega di tanti di voi che avete già svolto questa attività per tanto tempo e è anche colui che promuove in qualche modo l'affermazione per cui chi è competente svolga il ruolo che gli spetta, vale a dire che svolga il ruolo di educatore nei confronti di chi ha più bisogno di questo. Quindi partiamo soprattutto dal mondo della scuola, dai bambini, dagli adolescenti, dai ragazzi, dai giovani e così via. Abbiamo una grossa lacuna da colmare, sembra sempre che si sia vicino al traguardo, poi questo traguardo magari si allontana, oppure si trovano dei compromessi per iniziare un po' in sordina un discorso che a mio modo di vedere dovrebbe essere iniziato invece con grande impatto, partendo con i canoni giusti, quindi dalla prima elementare se parliamo dalla prima classe se parliamo delle primarie e così via. È un mondo del tutto particolare a cui noi siamo affezionati, che sosteniamo, che ha formato tutti, compreso il sottoscritto, perché uno dei miei buoni maestri fondamentali è stato il professor Paolo Zamagni, che era non solo un professionista importante, ma era proprio un appassionato delle cose che faceva e del rapporto che c'era appunto con la società civile. La parola a Daniele Iacò. Grazie Ruggero, per me è veramente un onore essere qui. È stato molto bello poter vedere qui Teodofori, atleti, dirigenti dei Giochi Olimpici del 60. E celebrare un momento così importante. Mi è venuta in mente una cosa così al volo di getto sulla figura del Teodoforo. In effetti il Teodoforo è una personalità che è stata introdotta nel 1936 a Berlino tramite uno scienziato dello sport che per la prima volta da Olimpia con 3.000 Teodofori portò la torcia olimpica a Berlino per poter accendere, con lo scopo di accendere, la grande fiamma olimpica che arde, la fiamma della conoscenza, la determinazione, del gioco pulito, che in qualche modo simboleggia quello che è l'impegno comune. Noi qui tutti abbiamo firmato degli accordi, qui siamo tutti quanti, abbiamo offerto solidarietà e adesione a un progetto che è lo sport, il corretto sport, il movimento che si traduce anche con lo sport, ma che è anche salute, e finalmente siamo riusciti a distinguere queste cose. Per cui io mi sento un po' un Teodoforo, io non vi nego che è un movimento il mio di volontariato, parte dal basso, siamo nati nel 2016 e abbiamo raccolto un testimone di quei professori di educazione fisica che oggi hanno 80 anni e che hanno già lottato per queste cose, hanno lottato per garantire alla scuola un'educazione fisica che all'epoca l'Italia fu la prima a portare con De Santis alla fine dell'Ottocento, con una legge importantissima che poi è stata perduta, dimenticata. Per cui abbiamo lavorato con il governo, ci stiamo ancora lavorando, erano stati stanziati dei fondi e stiamo lavorando in questi giorni, in queste ore, perché sono fondamentali per poter garantire una partenza stabile dell'educazione fisica alla scuola primaria e poi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Con Ruggero ci siamo incontrati in corsa, è stata una cosa casuale ma bellissima, perché è partita una collaborazione intensa, e per cui ringrazio tutti per essere intervenuti, ringrazio Ruggero per la grande energia, lo vedete che si sta attrezzando, cioè lui sta facendo tutto lui, è pazzesco, quasi tutto, cioè è... Lui fa il presentatore, però è molto modesto, ma credetemi, si è veramente impegnato tantissimo, come sempre. Quindi grazie per questa opportunità, grazie per queste occasioni, a nome dei diplomati ISEF e della Rete in Scienze Motorie di tutta Italia. Parliamo di, diciamo, circa 10.000 persone, che non sono poche, anche di più, ecco, io come al solito non ho esagerato. Questo è il piccolo riconoscimento, il riconoscimento ufficiale che consegniamo al CISM. Naturalmente andremo avanti insieme, e il protocollo sta qua, certo, lo firmiamo. E volevo dire che se c'è l'avvocato Angelo Schiano, che eccolo, perfetto, siamo in dirittura conclusiva con questo, poi abbiamo una piccola cerimonia di premiazione e poi abbiamo la visita al Tripode, che è il clou della giornata. Prego. Allora, tu devi firmare. Cioè, io devo firmare, tu devi firmare. Firma. Ho fatto tutta la copia per te. Allora, l'amico Angelo Schiano, avvocato Angelo Schiano, è il presidente del Comitato Italiani, della Fondazione, scusami. Parlavo del Comitato Italiano Fair Play, quindi, magari. No, per carità, no, c'è stato un piccolo. Beh, insomma, capite anche che insomma può succedere. Allora, noi abbiamo una frequentazione che dura da decenni, ma non è stata continua, ma c'è, come dire, una comune radice che ci avvicina e che ci rende partecipi di quelli che sono i valori. Di una comunità come quella italiana, che è diffusa nel mondo, è molto diffusa nel mondo, e anche con delle valenze non indifferenti. Cioè, il risultato che abbiamo ottenuto organizzando per primi i giochi olimpici nel 60, dopo 13 anni alla fine della guerra, dove l'Italia insieme con altri due paesi aveva perso pesantemente. Ecco, l'Italia è stata la prima ad organizzare i giochi, ad avere un riconoscimento, una riabilitazione internazionale. 4 anni dopo ci sono stati i giochi a Tokyo e sono nel 72 i giochi in Germania, a Monaco. Questo tanto per dire che non è stato un percorso facile, ma sicuramente il buon nome, la presenza significativa, valente degli italiani nel mondo ha avuto un suo ruolo. E devo dire che anche quando erano in pieno auge i giochi della gioventù, avevamo delegazioni di ragazzi che venivano da tutto il mondo, straordinarie. E poi le comunità italiane sono fantastiche quando si va all'estero, cioè c'è una presenza che per noi fa sicuramente la differenza, è un grande valore aggiunto. Poi chiaramente c'è un discorso che non può essere come dire, lasciato alla superficie, quindi ci sono gli approfondimenti, c'è la ricerca, quindi è un'organizzazione che si avvale di supporti di ricerca seri. E noi a questo siamo molto interessati e sicuramente avremo un contributo, saremo in grado anche noi di darlo, importante per la comune causa. Per cui io do la parola all'avvocato Angelo Schiano e nello stesso tempo preparo i documenti da firmare. Io ringrazio e sono emozionato di stare in questa sala e sono grato dell'invito. Per quanto riguarda la Fondazione Italiani, che è un organismo di ricerca del MIUR, naturalmente ha detto già tutto il Presidente Alcantarini. In realtà la Fondazione nasce 30 anni fa sulla base di un'esperienza fatta su una rivista che si chiamava Italiani. Nulla di nazionalistico, ma tutto di solidaristico. Italiani diffondeva all'epoca nel mondo il palinsesto di Rai International e teneva i rapporti con tutte le associazioni degli italiani che erano diventati cittadini di un altro paese, perché in effetti c'è stato sempre un grande equivoco in Italia su questo concetto degli italiani nel mondo, anche un abuso. Fondamentalmente si tratta di nostri amici connazionali di origine comune, ma fondamentalmente cittadini di un altro paese
che cosa hanno con noi in comune? I valori, che sono quelli che hanno esportato e che poi ci hanno consentito di essere presenti in tante occasioni. Sulla base di questo è stata costituita questa fondazione che tiene i rapporti con tutti questi paesi e cerca di diffondere quelli che sono appunto i valori condivisi. Diceva il presidente Alcantarini le affinità elettive che in qualche modo ci hanno guidato in questi anni e che per noi in questo giorno di ricordo, che fondamentalmente è un memoriale perché è finalizzato a testimoniare il futuro sulla base del passato e che ci consente di pensare e di costruire un qualcosa per, il, per chi segue, chi in qualche modo potrà in qualche, difendere i nostri colori. Quindi io ringrazio di questa opportunità che ci è data di collaborare per costruire un qualcosa di buono. Io ho filmato. Io sono stato bravissimo a filmare. Firmiamo questo accordo. Dovete scusare anche un po' queste cose, ma abbiamo pensato che al di là della forma ci voglia anche un po' la sostanza, no? Quindi ecco perché abbiamo, come dire, non solo abbiamo aggiunto le firme alle strette di mano e alle parole. Fra poco andremo a trovare il tripode. Prima avremo un momento di premiazione e poi una sorpresa perché la famiglia Garroni non, come si dice, non finisce mai. Prego. E questa è una cosa che riguarda in modo particolare non soltanto gli atleti ma riguarda i tedofori. Guardate un po' questo è il bozzetto originale fatto da Armando Testa, che è una firma importantissima e che era stato considerato quello giusto per rappresentare i giochi olimpici. Se non che, qui ha un taglio futurista, se non che poi fu sostituito dalla lupa, no? È quello che il capitello con la lupa, eccetera, eccetera. Ma questo è rimasto nella memoria e nel cuore della famiglia Garroni. Ora perché oggi ce l'abbiamo qua? Perché come vedete questo è un tedoforo, questo è lo stereotipo del tedoforo dei giochi olimpici del 60, è un piccolo scoop, è una cosa particolare, adesso poi noi faremo in qualche modo delle copie e ve li faremo avere a voi tedofori in maniera che questo rimanga anche tra i vostri ricordi e la rappresentazione delle vostre esperienze nei giochi olimpici del 60. Comunque questa è la, come dire, la sorpresina che la famiglia Garroni ci ha riservato in questa fase conclusiva, prima di andare a oggetti. Intanto facciamo questa premiazione. Siamo pronti? Mi date per cortesia la... questo? Guardate, dunque, tanto per essere chiari, abbiamo la fortuna di essere, come dire, considerati un punto di riferimento dalle amministrazioni italiane, dai comuni. Vi do la notizia che è arrivata la delegazione di Ariano Irpino con l'assessore Lucia Monaco e il consigliere Capozzi, che sono, come dire, la scolta avanzata di un comune virtuoso, molto impegnato, che ha condiviso con noi un progetto che si chiama Oikoumene, la casa comune dei popoli del Mediterraneo, quindi il Mediterranean Fair Play Reconciliation, ma su una versione concreta, quella della formazione, degli educational a livello internazionale, che prenderanno corpo proprio ad Ariano, con strutture già definite e con un progetto già approvato e riconosciuto da Sport e Salute e dalla Scuola Nazionale dello Sport. Abbiamo quindi
qui l'occasione per dare anche dei riconoscimenti a chi ci ha sostenuto, chi ci sostiene e chi ci è vicino, quindi a Gino Puma per Puma Security Fair Play Day Award per l'innovazione. Prego il rappresentante della società. A Piero Galasso per la Sani Corporate il Fair Play Day Award per l'innovazione nel campo. Il campo in particolare, qui parliamo del campo ortopedico riabilitativo, posto che lui è un esperto della postura a livello internazionale e sta supportando anche questa iniziativa di Io Chiron. E poi a Cristina Cedrone, perché è la titolare dell'omonima azienda e che qui ci ha onorato anche come sempre del suo sostegno. E lei è una stilista che vede nello sport e nel fair play l'ispirazione. Abbiamo in questo momento anche, diciamo così, la connection ideale con Storaro Arte. Sì, adesso arriviamo. E quindi invitiamo Claudio Cassana ad avvicinarsi, perché Vittorio Storaro, che oggi non può essere qui con noi, ma che ci sta seguendo, ci siamo incontrati più volte, che ha dedicato anche la sua attenzione molto in particolare all'impianto allo Stadio dei Marmi, hanno realizzato delle cose molto interessanti. Approfitto per dare la parola a Claudio Cassana, che cura le attività di Storaro Arte e di Storaro, Vittorio Storaro, in questo campo. Allora, buongiorno a tutti, mi complimento con voi che state qui. Io ho due vesti. Come sportivo sono stato uno sportivo, un atleta di canottaggio e di canoa, anche, e praticamente sono oggi un allenatore. Subito, da quando ho conosciuto Ruggero, mi ha completamente convinto e lo seguo da tanto tempo, gli faccio i complimenti, perché organizzare queste cose non è facile. Ho pensato che lo sport partisse, in particolare per un memorial sulla cultura. Io con Vittorio Storaro, che è un autodidatta e che ha vinto 3 Oscar, che è il romano, abbiamo creato un libro molto bello, ma abbiamo fatto un lavoro, io ho fatto l'attore con lui, ho fatto il regista con lui, abbiamo pensato a dare un omaggio alla civiltà romana. Quindi adesso poi pregherò la regia di mandare un video, quando te lo dico io mandi il video, perché Vittorio voleva dare un omaggio e fare un complimento, nonché da questo momento io, che sono responsabile della Storaro Arte, faremo una convenzione e un protocollo per tutta la vita insieme al Fair Play. Prego di mandare il video, grazie. Vedrete delle immagini che sono in doppia esposizione dello Stadio dei Marmi e altre immagini tutte quante girate con macchinari cinematografici, niente di digitale. È stato un omaggio che il maestro ha fatto proprio sull'importanza della città romana che era il mondo conosciuto. Quindi do la parola a Vittorio per capire, far capire l'importanza della città romana. Ma l'importante è un omaggio a me stesso, nel senso che io ho sempre avuto la necessità, nei momenti in cui completo un certo ciclo di espressione, in quel periodo in cui sono in luogo
parte del mio carriera, non solo di scrittore ma di cineasta. Vi consiglio assolutamente questo volume d'arte, perché questo è veramente un volume d'arte che ci fa capire effettivamente l'importanza della città romana. Inoltre, veramente potrebbe essere per voi un viaggio nella futura. Quindi, da questo momento in poi, con Ruggero e con tutti gli amici del Fair Play, dobbiamo un po' far capire e studiare il passato, promuovere tutti i nostri atleti, ma anche tutte le persone che superano 70, 80, 90 anni, perché conoscere il passato ci permetterà assolutamente di sapere qual è il presente e di prevedere il futuro. Vi ringrazio, chi vuole approfondire il libro è fuori al desk. Grazie Ruggero del tuo apporto. Grazie Claudio. Allora, vorrei, proprio perché mi sembra un momento, diciamo così, molto, molto particolare, molto felice, eccetera, pregare, dopo aver fatto l'intervento, ai nostri amici, di vorrei premiare anche i rappresentanti dei gruppi storici, quindi è un contesto, diciamo, che vi onora e che ci onora. E quindi intanto do la parola al patron dell'azienda Puma. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Che dire, grazie di questo premio e di questo invito oggi. Volevo innanzitutto dire salute, che è importantissimo, sport, che chiaramente poi si allinea con la parte sicurezza. Allora, noi abbiamo fatto, come vedete nel video, un'innovazione che speriamo che poi successivamente un pochino in Italia lo avranno un po' tutti, no? Nel senso, è un nuovo prodotto. Però io, come buon allenatore, devo chiamare un'altra persona che poi è quello sul brevetto che ha messo il nome, che è il nostro amministratore delegato Luigi Romano. Vieni Luigi, cortesemente. Allora, il nostro, sarò veloce, o se no anzi lascio la parola all'amministratore delegato, che è molto più bravo, più ben pagato di me, perciò lascio la parola a lui per spiegarvelo. Grazie. Grazie a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti, grazie anche di questo splendido evento, di come è stato pensato e di come è stato concepito. Noi, come nostra azienda, come nostra, noi ci teniamo molto a quello che è l'innovazione, a quella che è la sicurezza e quella che è la salute e il benessere anche del nostro personale. Nel caso specifico, ora il premio per il quale abbiamo preso è per un prodotto nostro brevettato da noi, unico nel genere, che non, per il quale abbiamo già ottenuto il brevetto, quindi il riconoscimento da parte del Ministero. Con questo prodotto l'obiettivo nostro è quello di creare un sistema unico integrato che permetta alle famiglie di avere il controllo e la sicurezza della propria abitazione, ma non solo questo, anche da un punto di vista, perché si parlava dell'ambiente, quindi del controllo energetico e del risparmio energetico, tutto integrato in un unico prodotto. Specialmente in questo momento in cui leggiamo quotidianamente sulla stampa che il rincaro energetico colpirà e sta già colpendo tutte le famiglie e tutte le attività, anche specialmente le piccole e medie imprese, che sono il cuore e l'ossatura del nostro tessuto economico. Grazie. Io ringrazio l'amministratore delegato perché ha colto proprio come dire, i punti nevralgici della nostra azione, del nostro discorso, di quello che oggi abbiamo voluto rappresentare. E per completare diciamo così, questo magnifico panorama di persone meritevoli, vorrei chiamare qui Andrea Marcelli e i rappresentanti della Protezione Civile di Tagliacozzo. Parliamo di due premi molto significativi, un premio al Fair Play del Coraggio, Andrea Marcelli, e un premio per la solidarietà della particolare della Protezione Civile in questo periodo complicatissimo. Loro in Abruzzo hanno fatto veramente tanto. Andrea Marcelli ha soccorso, è intervenuto, qui in questi giorni si è parlato molto
del problema della violenza sulle donne, lui ha avuto la prontezza e il coraggio di difendere una donna in difficoltà, e gli altri hanno fatto tutto questo periodo e continueranno ancora ad occuparsi dei più sfortunati colpiti dalla pandemia che sta condizionando un po' tutta la nostra vita. Voglio però per un saluto qualcosa dare la parola a Marcello, perché lui ha fatto qualcosa di veramente particolare. Grazie a tutti per questo riconoscimento, il mio è stato un gesto spontaneo, andava fatto, lo so fare, sono un ex atleta, meno, non mi viene da ridere, insomma, però insomma ho fatto quello che era nelle mie potenzialità a quel momento e andava fatto, altrimenti sarebbe finita molto male. Grazie a tutti. Diciamo che lui, che è un istruttore di pugilato, misurando diciamo, l'energia e la tecnica per evitare insomma, problemi maggiori, è intervenuto nei confronti di un soggetto che stava violentando una signora. E siccome nessuno se ne interessava, come spesso capita, lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto. Grazie, grazie a nome di tutti. E anche, no, io no, ma magari le signore che sono qua, a nome anche delle donne, grazie. E ancora per la Protezione Civile. Grazie, io non ho parole per ringraziare tutti voi della bellissima giornata di oggi. Lancio un appello perché le associazioni, soprattutto quelle che rappresento, l'associazione di volontariato di Protezione Civile, è un anello di congiungimento tra il cittadino e le istituzioni. Molte volte noi ci interponiamo proprio tra le istituzioni e i cittadini. Cerchiamo di dare sempre il buon esempio di solidarietà, il buon esempio di... non mi vengono le parole, sono un po' emozionato. Cerchiamo di essere veramente vicino al cittadino proprio per renderlo a suo agio, soprattutto quando ci troviamo nei momenti di disgrazie. Ce ne sono state tante in Abruzzo, abbiamo sofferto parecchio negli ultimi anni e veramente poi grazie, grazie di nuovo a tutti quanti voi. Grazie. E ovviamente noi ringraziamo loro, perché poi alla fine quelli che stavano sul campo sono loro, il 118, i pronto soccorso, i medici, gli infermieri, tutte le persone, i volontari, tutti quelli che hanno messo il cuore oltre l'ostacolo. Quindi il nostro non è solo un ringraziamento, ma è un ringraziamento concreto. Io sono stato uno dei primi a farmi anche il terzo vaccino, posso dire che sono stato accolto con amore, con attenzione, e penso che tutti coloro che hanno seguito i protocolli hanno trovato la stessa accoglienza, la stessa forma rassicurante di sostegno. Quindi grazie ancora a voi, e poi ti prego di rimanere, vorremmo dare questo riconoscimento super meritato, a cui noi teniamo moltissimo, ai gruppi storici che ci sono ci sono stati vicino non soltanto 60 anni fa, ma anche adesso, oggi, tutto il giorno, con i loro costumi, con i loro labari e come dire, con la loro cultura. Parliamo della Quintana di Ascoli Piceno, se c'è il rappresentante. Grazie, Presidente. Qui, ecco, Quintana Ascoli. Parliamo della società dei Basestrieri. Ah, sì, prego. Garroni, potrebbe anche esserci lui, perché lui è il papà è il figlio dell'autore della... grazie. No, vabbè, ma tanto Sergio, puoi stare qui con me, ma insomma... E poi dobbiamo premiare la società Balestrieri di San Sepolcro. Provedi tu. E la società dei Balestrieri di Gubbio anche. Ecco Gubbio, Sergio Gubbio. Ah no, Gubbio è qua dietro di te, ecco qua. E questa è in qualche modo, siamo pronti per quella... Hai preparato quel... Sì. Sì. Perché adesso praticamente siamo in procinto, credo che non ci siano, se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica adesso o mai più, perché andiamo al podio, se come orario ci siamo... Leggermente, ma 5 minuti. Siamo stati bravissimi, perché siamo attesi per le ore 13 alla,
alla piscina, allo stadio del nuoto, dove c'è la piscina olimpica, e dove è posizionato il tripode dei Giochi Olimpici di Roma. Per cui ci sarà questa, come dire, questa carambata, se vogliamo, tra tutti i tedofori, l'ultimo tedoforo, gli atleti e il podio, sì, il podio e il tripode, che in qualche modo dette il via e chiuse i giochi con la sua fiamma. Prego. Ma possiamo mandare il filmatino? Beh, insomma, come abbiamo iniziato, chiudiamo questa mattinata splendida. Andiamo a trovare il tripode. Ci abbiamo un percorso, usciamo dalla parte dello stadio dei marmi e andiamo verso la piscina olimpica.